Eliana, buonasera. Come? Ah, Francesco, si sente il microfono? Sì, come andiamo? Tutto a posto, abbiamo sistemato, abbiamo preparato la scaletta. Stasera qualche scherzetto te lo posso fare? Lo fare i seri. No, basta, ti No. prego. Il Siete blu due con messo le ali siete come la due. Red Bull. Siete due disturbati mentali. Ah, aspetta che ti devo cambiare tra l'altro di postazione, ti ho messo alla postazione sbagliata. Ok. Mettimi al posto giusto, dai. Si sentono i rumori che vengono da fuori o devo No, chiudere la no, non si porta? sentono. Non si Siamo sentono bene. quasi al limite, eh? Piero? Ah, eccolo, eccolo, Piero è perfetto. arrivato, Sì. perfetto. Quindi fra poco siamo Aspetta. online. Eccolo qua. Oh Ci Piero, siamo. Ciao buonasera. Piero, Ciao come caro, ciao. stai? Come stai? Ok. Tutto Oh, bene? diciamo, Ti sentiamo un po' a tratti. La connessione. la connessione è come il pulcino, ballerino. Non so neanche se siamo in diretta. No, no, ancora No, no. ancora non è No. iniziato. Ok. Sì. Sì. Allora, aspetta un attimo, regoliamoci, Ok. facciamo in modo che... Allora, regolatevi con l'altezza degli occhi, alla linea degli occhi. Ci siete? Siete centrati? Va Ah, bene. questo mai, Sì, che io... domande sono? è una parola forte, centrati con voi è una parola forte, va bene. Dove Ok. appoggio il computer? Non c'è spazio per le gambe, per cui devo sempre mettermi un po' Ok. di... Va bene, va Dai, bene. che fa Allora, di bello e tenebroso, dai. fatemi fare un rapido Mi giro. posso permettere. Sì, aspettate che configuro qua. Allora, tra l'altro prefazione, ah, libro spettacolare Piero, ma anche la prefazione, insomma, molto... Giorgio diciamo che con i suoi studi ha dato in qualche modo un contributo essenziale a quello che io ho scritto, perché è stato l'unico a rendersi conto tra i ricercatori italiani e non solo, dell'importanza dell'orsa maggiore nel mistero che coinvolge Révé Château e in generale l'Arcadia. Lui ha Ok, capito quanto era importante. allora fermi che stiamo per cominciare. Fatemi fare un rapido controllo su tutte le schermate. Se c'è ancora qualcosa che non va, va bene. Ecco qua, manca la telecamera di Eliana. Aspetta che Va l'aggiungo. bene, sono entrata. No, vabbè, non ce la possiamo fare. Non ce la possiamo fare. Qua ci siamo tutti. Fatemi vedere. Hai visto che Ok. veloce andrà che ti ho portato Ok. questa sera, Francesco? Yes. Fatemi vedere le ultime schermate. 1, 2, 3. Fatemi vedere se abbiamo la sigla. Ok. Siamo pronti, operativi. Ci siete? Io sì. Ok, Mito. Piero, possiamo andare? Ci sono, sì. Bene, fatemi vedere se siamo configurati giusti. Perfetto. 3, 2, 1, live. Grazie.
Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il canale YouTube Le Ali del Bruco. Torna a trovarci un caro amico, lo possiamo dire, insomma, ci siamo sentiti diverse volte in questo periodo, ci siamo confrontati, ci ha appassionato con il suo racconto già la prima volta, ma a presentarlo non sarò io, ma è sempre la nostra cara Eliana Righighi. Ciao Eliana, come stai? Buonasera, guerrieri, che piacere questa sera, ma devo. Cerca di non combinare scherzetti, per favore. Ma il bruco ha messo le Ecco, brava. ali? Certo, fatti per favore il segno della croce, stai serena, tranquilla e vediamo di fare il nostro lavoro al meglio possibile. Ma Anche io sono perché... sempre serena, anche Sì. se mi chiamo Eliana. Va bene, va bene. Allora, annunciaci la puntata di questa sera, naturalmente Allora, l'amico... stasera veramente una serata strepitosa con un caro amico che ormai è diventato amico di tutti noi. E lui è un grande studioso e ricercatore. E l'ultimo suo libro, devo dire che mi ha molto intrigato perché ha toccato dei temi veramente salienti, dalla Maddalena fino al Re Artù, fino ad arrivare all'Arcadia e al Santo Graal. E quindi io do il benvenuto al nostro caro amico Piero Ragone. Oh, Piero, buonasera, ciao Ciao, caro, ben ciao Eliana e ritrovato. ciao Francesca, grazie per avermi invitato di nuovo, per me è un piacere essere qui con voi. Ringrazio tutti quelli che si sono connessi con noi ora in questo momento. Benissimo. Allora, andiamo subito intanto a vederci la copertina del tuo ultimo lavoro, quello di cui parleremo questa sera. Ne avevamo accennato già nel nostro ultimo incontro. Naturalmente i temi sono stra interessanti, hai fatto una ricerca lunghissima, ma già quando ne avevamo cominciato a parlare mi si erano tutti svalvolati il cervello perché ho detto questo deve essere qualcosa di straordinariamente interessante. Sono tutto orecchie per ascoltare le risultanti delle ricerche che hai fatto in merito all'argomento. Bene, allora, la serata è veramente ricca e si intrecceranno tanti temi, però io prima di partire con la narrazione ed entrare nel vivo dei personaggi, desideravo chiedere a Piero una domanda proprio da prima elementare. Cos'è Arcadia? Arcadia è la parola in codice con cui più o meno dal 600 fino ad oggi diverse società segrete hanno comunicato tra di loro una ricerca che riguardava parallelamente due elementi. Da una parte una tomba che era necessaria per dimostrare l'esistenza di una discendenza e dalla parte diciamo, il terminale ancora sopravvissuto di quella discendenza. Quindi si indicavano... Il modo per comunicare tra di loro i progressi di questa ricerca era segnalare la presenza di un ritrovamento, di una pietra miliare fissata sul percorso di ricerca con la parola Arcadia. Comunicavano proprio attraverso questa parola e non solo, ma tra di loro si chiamavano pastori, come il titolo del quadro Béranger di Nicolas Poussin. Scusami, mi ero distratto a leggere un attimo. Era il modo attraverso cui comunicavano appunto questa scoperta che avevano realizzato, cioè il fatto di che c'è una discendenza sopravvissuta nei secoli, di cui ogni tanto si sono perse le tracce. Beh, allora diciamo, entriamo proprio nel vivo della serata. Facciamo un salto indietro di 2000 anni. Gesù crocifisso, la Maddalena, Giuseppe d'Arimatea. La Maddalena fa fagotto e arriva in Francia. Portando in grembo, ora ci racconti tu cosa. Allora, quello, mi sento di dire questo prima di arrivare a uno dei punti cruciali della ricerca. Io, quando ho deciso di occuparmi di ricerca di questo livello, pensavo che il primo tema che avrei affrontato sarebbe stato appunto quello del Graal, parliamo del 2008-2009, ma mi sono reso conto che nonostante l'entusiasmo dovevo un po' frenare il mio slancio e ricominciare da capo. Si può dire che quello che ho scritto nei quattro libri che precedono Arcadia, con Arcadia che chiude virtualmente questa saga decennale, sono stati
tutti accompagnati da un'idea, sono stati una rivisitazione della storia dell'uomo, dalla creazione sino ad oggi, fino ad anticipare qualcosina dei tempi a venire. E a differenza di quello che ci dicono i libri di storia o di quello che ci dice la Chiesa che parla di un cammino di salvezza senza poi entrare troppo nel dettaglio, sembra quasi un concetto astratto, io mi sono reso conto che c'è una spina dorsale nel percorso umano. E questa spina dorsale è la creazione ad un certo punto di una discendenza che doveva mantenere intatto il DNA con cui il nostro creatore ci ha creati, perché soltanto in quella discendenza che preservava intatte le caratteristiche di immagine e somiglianza con cui ci aveva creati, che lui poteva incarnarsi era dopo era, discendere sulla terra e vivere come un uomo tra gli uomini, quindi non come un dio. Ammesso che il significato di Dio sia chiaro e comprensibile oggi, ogni volta discendere, era dopo era, per consentire all'umanità o di regolare il suo equilibrio karmico, oppure di riuscire a fare un piccolo progresso nel percorso evolutivo, per giungere a un momento fatidico della storia, non impreparato e non del tutto, diciamo, già condannato a morte, come più o meno siamo. Riguardo questo, il fatto che sia sopravvissuta una discendenza al Cristo non è soltanto una ipotesi, ma dal punto di vista degli studi che ho realizzato, era un dovere da parte sua, perché tutta la linea di sangue non si è estinta con il Cristo. Attenzione che nei Vangeli, due evangelisti su quattro hanno detto con chiarezza che come dire, l'importanza, la veridicità di quello che il Cristo veniva a testimoniare non era dimostrato dalle sue opere, dai miracoli, dalla risurrezione, eccetera, quanto dal pedigree, cioè facevano vedere chi lo aveva messo al mondo. Se la linea di sangue dimostrava che Gesù era discendente di Davide prima ancora di Adamo, passando da Sette, non da Caino e non da Abele, allora quella era la prova che Gesù era esattamente chi diceva di essere, cioè l'unico essere sulla terra di quella linea di sangue che poteva ospitare in sé il creatore, quello che ci aveva creati, perché era quello l'unico modo per non interferire con la libertà umana. Se noi siamo esseri liberi, creati liberi anche di essere influenzati e devastati dalla ingerenza degli angeli caduti, dobbiamo accettare l'idea che non ci può salvare un Dio, deve salvarci un uomo. E perché Dio possa salvarci in quanto uomo e non in quanto Dio, si fa uomo. Per poter agire come uomo tra gli uomini, soffrire in mezzo agli uomini e morire da uomo. Questa è la logica, perché soltanto come uomo può portare soccorso agli uomini, altrimenti è troppo facile. Un Dio che crea soltanto con la potenza della voce, Dio disse sia fatta la luce e luce fu, non avrebbe la forza di scacciare via chiunque vuole portare via la terra dal cosiddetto regno dei cieli, poi magari vedremo cosa significa. No, non si può fare. Si tratta di violare la nostra libertà anche di scegliere la nostra autodistruzione. Per poterci dare una mano, ha agito come uomo tra gli uomini. Per fare questo, la linea di sangue da Adamo a Set fino al Davide, fino al Cristo, ha portato avanti una missione, quella di mantenere intatto quel DNA con cui ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Ma è finita lì? Cioè viene lui e poi la storia è abbandonata a se stessa? Non può essere così. Ha dovuto dare seguito e non poteva che essere lui a dar seguito a quella linea di sangue, unendosi con un'altra donna. Io ho cercato di far comprendere che al di là del facile qualunquismo con cui si dice la Chiesa mente, le società segrete mentono, lo Stato mente, tutti mentono, bisogna capire anche le ragioni di una menzogna. A volte si è costretti a mentire, la Chiesa delle origini ha deliberatamente scelto di mentire, perché se avesse detto la verità su Maria Maddalena sin dall'inizio, noi probabilmente ora non avremmo questa opportunità. Dire Quindi tu che la dici parola che di Dio. avrebbe messo a repentaglio la vita di Maria di Maddalena? Beh, certo, intanto perché Maria non è nome ma un titolo, Maria era sua madre, Maria era la sua compagna. Maria, lo vediamo anche dall'inglese o dal francese, significa moglie, sposa, compagna. Quindi quello che uno sceglieva come sua Maria non è altro che un modo per dire ho scelto la mia mujer, la mia moglie, la mia sposa. Era un titolo, non un nome proprio. Non è che si chiamano tutte Maria lì, no? È ovvio che Maria era il nome della prescelta a essere lei come madre,
la Maria madre di Gesù, quella che chiamiamo Madonna, e poi Maria la sua compagna. Ma chissà qual era il nome proprio, noi ce lo siamo persi nel tempo. Non era strano che prima si avesse un nome e poi si cambiava nome nel corso del tempo? Gli indiani d'America, voi avete avuto Enzo Braschi ed è un'autorità in questo, gli indiani d'America cambiavano più volte nome nel corso della loro vita a seconda delle visioni o delle esperienze che ricevevano. Prima non c'era la carta d'identità che ti etichettava per tutta la vita. Uno poteva cambiare nome quando voleva, a seconda delle necessità. Nascondere l'identità della Maddalena, spergiurandola, raccontando menzogne su di lei, dicendo: ma chi, il Cristo con una prostituta, non sia mai. Ma quello era un modo per proteggerla, non per mentire, ragazzi. Proteggerla. Dopo la Chiesa ha infangato tutto quando è diventata tutt'uno con il potere, perché c'erano in gioco piacere, soldi, divertimento, sfruttamento del lavoro altrui. Allora lì si è persa completamente, la Chiesa da perseguitata è diventata persecutrice. Ma prima c'era una necessità. I primi padri della Chiesa, e fino all'anno 300, qualcosa del genere, la Chiesa aveva solo martiri, non c'era un papa che era morto di morte naturale. Da un certo momento in poi la Chiesa è diventata istituzione. Quando è diventata istituzione, si è prostituita al potere. Il famoso amor si è pervertito in Roma ed è diventata schiava del potere, è diventata se stessa. Gestore del potere nella maniera più becera, sappiamo quante milioni di vittime ha fatto nel mondo. Ma all'inizio la chiesa delle catacombe, la chiesa del mistero, come parlava il greco e non il latino, Mi sa che si è frizzato. si è frizzato un attimo. Vabbè, ora rientrerà. Diciamo che questa sera è una serata di rivelazioni veramente interessanti. Sì. Allora, tra l'altro, Piero mi ha voluto, se non si sblocca lo disconnetto. Ecco, dai, sei ripartito, mi sa che sei ripartito, va bene. In qualche maniera. Allora, E dai, ci sì, siamo di nuovo. c'è un problema con la linea. Prova a disattivare il wifi da tutti gli altri telefonini e tutti gli altri strumenti. Cioè, lascia che la banda sia completamente sfruttata dal dispositivo in uso, diciamo in questo momento, se è possibile. La banda suoni il rock? Pure, che la banda suoni il rock pure. Allora, facciamo una cosa. Chiudo io la connessione, Piero, non so se riesci ancora a sentirmi, così rientri e vediamo se rientri non frizzato. Sarà Ok. più stabile. Bene, diciamo subito che Piero mi ha eccolo, perfetto. Vediamo un po'. Ha una connessione ballerina. Oppure ho una connessione ballerina o qualcuno non vuole, vediamo. Che parliamo di Perché questo. sai, io ho Eccoci, letto. eccoci, dai, perfetto. Eccolo qua, dai. Succede. Va bene, non è un problema. Allora, tanto sei mancato pochi secondi. Allora, stavo per l'appunto dicendo che tu, per aiutarci meglio nella comprensione delle diverse cose che, insomma, questa sera ci sottoporrai alla nostra attenzione, ci hai inviato tutta una serie anche di immagini che in qualche maniera possono. Io già dalla volta scorsa vi avevo notato, avevo visto che in copertina. Nel Graal avevi scelto di mettere il Graal in mezzo a una serie di costellazioni che non potevano essere casuali fra le infinite costellazioni che c'erano nel cielo e tu già ci avevi accennato a qualcosa. Quindi, detto questo, non so che cosa stavi dicendo, Eliana. No, stavo dicendo che le rivelazioni contenute in Arcadia sono Sì. veramente scottanti, alcune delle Cioè. quali anche per chi è abbastanza nerd come noi, Sì. rappresentano una nuova chiave di lettura, perché Piero, attraverso uno studio molto dettagliato, fornisce delle chiavi diverse. Quindi, oltre agli studi documentati, perché ovviamente c'è una bibliografia e i riferimenti sono dettagliati, quindi non sono ipotizzati, ma sono proprio frutto di uno studio, dà proprio delle chiavi nuove. Ecco, io su questo argomento sono abbastanza
diciamo ferrata e ho ricevuto delle chiavi nuove ed interessanti. Ora, se Piero è pronto, può riprendere lui. Sì, scusatemi, probabilmente non so se era colpa mia o No, non ti preoccupare. per un attimo c'è stato un blackout, dai. Complice anche il maltempo che c'è qui. In ogni caso, una delle chiavi di lettura per interpretare la storia, è sempre stata quella di guardare il cielo per comprendere le connessioni tra cielo e terra. Una delle chiavi dell'ermetismo e dell'esoterismo in generale è quella di riportare il cielo sulla terra, perché il cielo è come una specie di guida attraverso cui chiunque ci ha dato la vita e ha portato la vita qua giù, ha voluto spiegarci con molta discrezione, perché aveva il coraggio di guardare su, come si muove la storia. Tantissimi riferimenti che io ho cercato, che negli anni sono emersi, dimostrano come è il cielo la risposta alle domande che noi ci siamo posti sin dall'inizio. Se hai a disposizione le immagini, c'è un Sì. Sì. quadro in bianco e nero di Vittore Carpaccio, dove c'è un drago che combatte contro un guerriero. Ve lo spiego, vi faccio vedere come comunicano gli esoteristi in generale. Prima di questo, La prima foto. andiamo oltre? Siamo un po' più avanti? Ancora? Ancora? Siamo già in Arcadia. Ma non li ho divisi così, li ho messi proprio come. Eccola qua, aspetta, vai un attimo avanti, ancora un avanti. Ancora? C'era il quadro di un personaggio, non so, forse non l'abbiamo caricata. Te le sto facendo vedere tutte. Allora, puoi tornare indietro dove ci sono quelle quattro costellazioni in fila? Uno, due, Una, sì. vai, Allora, vai. le quattro costellazioni in fila. Fermo Vediamo. qui, questa qui, quella di prima. Ecco, Questa qui. fermati qui. Ora, Ok. questa sembra apparentemente un normalissimo quadro di un guerriero che combatte contro un drago. Sì, San Invece Giorgio, dobbiamo stare sempre. attenti. Infatti è Sempre. San Giorgio. Il problema è che gli esoteristi comunicavano così tra di loro. Un quadro apparentemente innocuo ha un preciso riferimento stellare. E vi dimostro, cerchiamo di memorizzare la sequenza. Un drago affrontato da un uomo e dietro c'è una vergine che lui sta cercando di proteggere. Sì. L'immagine successiva Sì. rivela il riferimento stellare di questo quadro. C'è un serpente, un drago, un uomo che lo combatte, una vergine alle sue spalle e poi c'è una parte occultata che non viene mostrata nel quadro. Una coppa nel cielo si chiama Crater. In uno dei romanzi del Graal c'è scritto che un tizio sapeva esattamente cos'era il Graal perché lo aveva letto scritto nel cielo. Okay? Diceva chiaro, aveva letto il suo nome nel cielo. Di quale costellazione stiamo parlando? Non c'è nessuna costellazione che si chiama Graal. Però c'è una costellazione che si chiama Crater, che vuol dire in latino coppa, calice, qualcosa in cui si mesce insieme acqua e vino. Queste costellazioni vengono narrate nei nostri miti di astronomia in maniera del tutto separate e ognuno con una storia a sé stante. In realtà questa è una delle chiavi per comprendere la comunicazione esoterica. Io tenevo lezioni a un'università privata su questo. L'Ofiuco viene sfidato da una costellazione che si chiama Boote. Qualcuno l'ha interpretata come il Bovaro, ma attenzione, quella costellazione ha la sua stella principale che si chiama Arcturus. L'Artù che combatte contro il drago. Perché il famoso re Artù veniva identificato come un re? Eppure la storia dice chiaramente che non è mai esistito in nessun registro, in nessun archivio si parla di un re Artù. Si parla di un comandante Artù, di un condottiero Artù, ma non di re. È la costellazione che ce lo Scusa dice. Piero, Dimmi. quindi il nome Artù che cosa significa? Significa guardiano dell'orsa, letteralmente, Arcturus. Poi vi spiego nel dettaglio qual è il significato di questa costellazione. C'è un Artù con una corona vicino, da cui Re Artù, quindi è un simbolo, non un personaggio. Qualcuno si è ispirato lì per combattere contro un drago, cioè, attenzione, osserviamolo bene, un uomo che porta in braccio il serpente, è un simbolo. Lì sta combattendo contro coloro, quegli uomini che hanno consentito al drago, al serpente, di entrare in mezzo a noi e di dettare legge. Lui, il re Artù, combatte contro questo. E qual è il suo scopo? Quello di far fuori la vergine che è alle sue spalle. Perché
Perché la Vergine non in sé è importante, ma quella che la Vergine, quello che la Vergine nasconde, la coppa alle sue spalle. La coppa alle sue spalle. Quello non è che stiamo proteggendo un oggetto, cioè non stiamo facendo la guerra ad un oggetto, non, la ricerca non è trovare una coppetta, quello è un simbolo. Attenzione che nei romanzi originali, io invito sempre a leggere i romanzi nella loro lingua originaria, sul Graal, quelli scritti durante il Medioevo. Non si parla di Graal, si parla di Vessel o Veissel. E dopo dice il nome specifico di questo Veissel è Graal, però per una buona parte dei romanzi vengono chiamati Veissel. Che cos'è il Vessel? In inglese Vessel è il veicolo, il tramite, qualcosa che serve a portare da A. Ora, com'è possibile farsi la guerra per una coppa? O fare stragi per una coppa? O muovere crociate per una coppa? È chiaro che non può essere quello il motivo. La ragione per cui la storia si è mossa. Qualcuno che deve essere salvato, qualcuno che lo vuole uccidere, qualcuno che deve essere salvato, qualcuno che lo vuole sterminare. È perché c'è sempre stata questa lotta sotterranea tra due linee di sangue, una creata ad immagine e somiglianza, l'altra pervertita, sin dall'inizio, perché doveva combattere contro questa. Dice chiaramente, e tu le mordirai il calcagno, c'è scritto nella Genesi, e lei ti calpesterà la testa. Si preannuncia la guerra tra queste due discendenze. E tutta la storia dell'umanità è uno al servizio di qualcuno, uno al servizio di qualcun altro. Sono 10 anni che faccio questa ricerca e la cosa che mi ha emozionato di più è vedere che, per fortuna, i miei studi non erano contraddetti da studi successivi, perché io volentieri mi smentisco, non voglio vincere niente, non si vince nessun trofeo. Ma è ovvio che ci sono due linee di sangue comandate, diciamo così, da due stelle. Io ne parlavo prima in una conversazione privata con Francesco. Tutta la storia dell'umanità si può vedere che è basata su quest'idea. Da una parte c'erano delle popolazioni che adoravano divinità con l'aspetto umano, da una parte popolazioni che adoravano divinità con l'aspetto animalesco. L'animalesco è quasi interamente aspetto taurino ed è questa la guerra di cui si parla nell'Antico Testamento. Io ho sempre posto una domanda. A chi da Sitchin fino a Biblino ha sempre sostenuto un'idea. Il Dio della Bibbia è un criminale, sociopatico, psicopatico, fomentatore di guerre. Io ho fatto una domanda: perché fa guerre? Qualcuno se l'è mai chiesto? No, perché altrimenti avrebbe dovuto ammettere quello che ho scritto io, cioè che qui si tratta di angeli caduti, il toro che è il simbolo delle corna, i guerrieri indossavano elmi con le corna. Gli egizi combattevano contro soldati con gli elmi, con le corna, tutti i nemici del popolo di Israele adoravano divinità con le corna, i romani hanno distrutto Cartagine perché adoravano esseri con le corna, mentre questi altri avevano sembianze umane, umani contro mostri, esseri simili a noi contro angeli caduti, pervertiti nella forma e nella morale. L'Antico Testamento è una guerra condotta da noi e chi? Voleva preservare la razza umana contro esseri che invece l'hanno pervertita la razza umana. Ecco Sì. perché il Dio della Bibbia non fa altro che mettere in guardia contro questi, lo dice chiaro. Attenzione, dice ai suoi, e concludo il discorso, quelli che gli altri popoli adorano sono Elohim che i tuoi genitori, i tuoi padri non hanno conosciuto, sono Elohim nuovi, dice, giunti da poco. Attento, guarda cosa fa fare alle altre popolazioni. E fa un elenco di azioni che mi vergogno anche di pronunciarle, per fortuna le ho descritte, quali sono le abitudini che questi angeli caduti insegnavano agli uomini, tra questi il cannibalismo. Sì. Senti, tra le cose che dici mi stai facendo venire in mente naturalmente a molti dei nostri ascoltatori che insomma ci seguono da casa. Intanto che il culto del toro è antichissimo, già insomma l'intera cultura micenea ha questo come riferimento. Probabilmente stiamo dentro anche un periodo di cui adesso ce ne parlerai, ma mi è venuto in mente un antico rituale, ve lo faccio vedere, eccolo qua, la Tauro catapsia, cioè questa battaglia simbolica dell'uomo contro il toro che lo dovrebbe saltare in qualche maniera senza danno
Possiamo pensare che anche questa sia una dimostrazione, una rappresentazione simbolica delle due linee di sangue che in qualche maniera si confrontano. Assolutamente sì. Ecco, perfetto. È proprio così, perché prova ad immaginare questo. La storia dell'evoluzione dell'umanità prima del diluvio viene raccontata in modi diversi, una testimonianza intanto dalla Bibbia, ma poi anche da Platone. Quando Platone descrive in due suoi dialoghi la storia di Atlantide, lui specifica che Atlantide aveva come divinità principale Poseidone, strano che un dio del mare abbia come animale sacro un toro, che è un animale terrestre. Non solo, ma la cittadella principale, che sorgeva su una specie di collinetta, aveva in basso un bosco dove i tori bianchi circolavano liberi. La tauromachia è la sopravvivenza, in una forma, diciamo così, teatrale, di un rituale in cui l'eroe esorcizzava le proprie paure sconfiggendo il toro, che era simbolo di Atlantide. Platone è molto chiaro su questo. Quando quella popolazione, diciamo tecnologicamente avanzata, forse tecnologia non è il termine appropriato, ma è tanto per capirci, ha cominciato a mischiare il proprio sangue con quello umano, ha pervertito la sua natura e ha cominciato a coltivare un desiderio incontrollabile di conquista. Atlantide, che si trovava al di là delle colonne d'Ercole, si è spostata verso oriente, dentro le colonne d'Ercole, nel Mediterraneo, fino ad arrivare alle soglie di una linea immaginaria formata da Grecia ed Egitto, l'ultimo baluardo prima della conquista totale di una popolazione che adorava il toro. In questa battaglia la vittoria sembrava ridere agli Atlantidei, qualcuno è intervenuto con un reset planetario che si chiama diluvio universale. Qualcuno è sopravvissuto e ha fatto in modo che la civiltà ritornasse nelle caverne perché probabilmente era meglio così. Siamo ritornati alla clava e alle caverne, perché la popolazione doveva dimenticare la perversione precedente, azzerare la storia e ricominciare da capo. Sapete perché non abbiamo nessuna testimonianza o pochissime testimonianze della civiltà atlantidea? Perché loro erano esattamente dove ci troveremo noi tra meno di 100 anni, dove non avremo più la cultura disponibile su supporti materiali, ma tutto quello che avremo a disposizione sarà soltanto virtuale. Ecco perché di loro non è rimasto niente. Non avevano niente, era tutto virtuale. Non ci sono libri sopravvissuti, i libri sono arrivati dopo. Qualche testimonianza sopravvissuta l'abbiamo in immagini parietali o vecchi racconti che vengono tramandati in forma di mito e per tanto tempo si è pensato che fossero delle favole inventate dall'uomo per far dormire i bambini. In realtà no, raccontano la nostra storia. Beh, i miti dei nativi americani dei Cinque Mondi. Questa che rapp ho rappresentato qui, che è presa da uno dei miei libri precedenti, dimostra come le due stelle, Sirio e Aldebaran, sono divise da una costellazione che nell'antico Egitto veniva identificata con Iside, e se volete vi spiego perché è una costellazione femmina e non maschio, e poi con l'arcangelo Michele, che in realtà non rappresenta una persona, ma diciamo, una schiera di guerrieri che hanno il compito proprio di proteggere la stella Sirio dà l'ingerenza degli angeli caduti. La prima stella, quella Bellatrix, significa la guerriera, è una delle stelle attorniata da una formazione stellare che si chiama Shield, cioè lo scudo. È evidente che quello sta bloccando l'ingerenza del toro nei confronti di Sirio. Perché? Perché essendo in una posizione più bassa e quindi più vicina a noi, è più esposta, più debole rispetto alla potenza degli angeli caduti. Lo dice in maniera abbastanza chiara: colui che è stato fatto più in alto di tutti, per poter stare insieme a noi, è sceso più in basso di tutti. Sirio è solo 8,6 anni luce da noi, è sullo stesso livello, nella stessa nostra dimensione. È tanto debole quanto noi, ma è l'unico modo per poter soccorrere l'umanità. E quel Dio che tutti odiano, grazie agli studi portati avanti da tanti miei colleghi, è in realtà quello che ci ha portato la vita, è quello che si incarna di volta in volta. Io l'ho dimostrato nei miei libri. Quando il Cristo rispondeva, ma gli chiedevano: sei tu il Messia, il Cristo, sei tu lui? Non è uno mandato da Yehuah, il Dio ebraico, non è uno inviato da qualcun altro, è proprio lui. E lui diceva: io sono io. Infatti rispondeva: io sono. E da questa risposta, che è la stessa che lui aveva dato a Mosè,
che i sacerdoti, i farisei, gli scribi, rimanevano atterriti. Nessun uomo poteva attribuirsi di essere l'incarnazione stessa del Dio biblico. Quello era il grave reato di cui tutti l'accusavano. Quando rispondeva alla domanda, chi sei tu? Lui diceva, io sono un re, ma non un re di questo mondo, il mio regno non è di qua giù, più chiaro di così. Da Beh, Eugenio Siracusa e erano tanti altri. irritati, oppure siccome sapevano che era lui l'incarnazione del Dio, avevano paura del suo ritorno. Io ho ipotizzato anche questo nel momento in cui magari qualcuno dei sacerdoti sapeva che il rituale di discesa e di sofferenza della divinità comprendeva anche la sua morte sacrificale, era necessario che lui morisse perché doveva rispondere a una certa necessità, cioè quella di prendersi sulle sue spalle una certa quantità di sofferenza, perché era questo l'unico modo per equilibrare il destino karmico dell'umanità. Quando Pilato gli dice, ma dai, dimmi la verità e ti lascio libero, lui dice, ma io sono qui per testimoniare la verità. E la verità è quella che ti ho detto finora, che ti dicono gli altri. Io sono quel Dio incarnato. Non ci posso fare niente, non posso mentire. Quanti uomini, me compresa, avrebbe detto, Ponzio, tranquillo, scherzavo, grazie, è stato bello, ci siamo divertiti, ora me ne torno a casa, tanti saluti alla famiglia. Nessuno avrebbe avuto il coraggio di sopportare diciamo, su di sé una sofferenza del genere, ma lui sapeva che dicendo la verità, cioè io sono quel Dio che è venuto a vivere in mezzo a voi, nessuno l'avrebbe creduto, o in pochi l'avrebbero creduto e sarebbe morto in maniera atroce. Ma lui ha avuto quel coraggio, tanti di noi probabilmente non l'avrebbero avuto. Ma lui è venuto a dire la verità, cioè io sono quello che è venuto qua giù. Quando Pilato gli pone la domanda, e qual è questa verità che vieni a testimoniare? I Vangeli non danno una risposta. Però il Vangelo di Nicodemo, un apocrifo, dice chiaramente: la verità, mio caro, viene da lassù. Lì c'è la verità, lui lo dice. Solo che questa risposta i Vangeli classici, quelli ufficiali, non la riporta. Per poter proseguire questo discorso su come il cielo è la chiave per comprendere i misteri della terra, se è possibile, ti chiedo la gentilezza di mostrare il simbolo dei Templari, il Sì, sigillo di certo. Cristo. Eccola qui. Questa è un'immagine che è sempre stata considerata il simbolo dei Templari e nessuno si spiega perché. I Templari avevano chiaramente più cavalli a disposizione. Qualcuno l'ha ritenuto un simbolo di solidarietà, cioè un cavaliere che aiuta un altro cavaliere. Qualcun altro più malevolo l'ha preso come un simbolo di sodomia, un maschio con un altro maschio. In realtà anche questa è una rappresentazione stellare che dice moltissimo sullo scopo dei Templari. Sono due gemelli su un cavallo. L'immagine successiva ci dimostra che è esattamente così. Se possiamo vederla. Prego la regia. Sì, allora stavo leggendo dei commenti, scusami, ma Vai, sì, ci mancherebbe. che cosa hai chiesto? L'immagine Altre successiva a immagini? quella dei Templari, Sì, eccola qui. quella delle due costellazioni, no, quella No? delle due costellazioni Sì, con il ma è. cavallo. Sì, aspetta, no, la devo trovare perché le ho messe in. Eccola qui, fermo qui. Sì. Questa è la rappresentazione che noi vediamo in quel simbolo. I gemelli su un cavallo, l'unicorno. Infatti, i cavalli dei cavalieri avevano sempre questa armatura con il corno ben in evidenza, proprio perché dovevano rappresentare questa costellazione. La domanda è perché i Templari hanno fatto di due gemelli su un cavallo il loro simbolo? Perché i Templari avevano un compito specifico, come ho descritto in Arcadia. Loro dovevano non portare via da Gerusalemme, ma condurre a Gerusalemme qualcuno, cioè il discendente di Cristo che era stato ritrovato da una spedizione di monaci che dalla Francia sono andati in Calabria, dalla Calabria in Calabria hanno scoperto qualcosa E qui sulla che Calabria mi vorrei soffermare parecchio, sul ruolo della Calabria. sì. E da lì sono ritornati in Francia per informare la nonna adottiva di questi due presunti gemelli, cioè Goffredo di Buglione e Baldovino, per poter dire, guarda, abbiamo le prove che i tuoi nipoti sono esattamente chi attendevamo, i cavalieri del Cigno, i due gemelli,
che portano avanti la discendenza di Cristo. Allora i Templari hanno, e prima di loro i condottieri francesi, hanno messo su una guerra che non ha nessuna ragione di essere. Se avete la pazienza, vi spiego di che cosa si tratta. Ce l'abbiamo. Dall'anno 1000 in poi, gli Altavilla, una piccola famiglia francese, siamo lì nei dintorni dove si trovano i Bouillone, hanno deciso di conquistare delle terre in maniera del tutto insensata. Se prima le conquiste erano fatte in maniera omogenea, muovendosi da territorio in territorio, gli Altavilla hanno deciso di conquistare solo i territori attraversati dalla linea dell'Arcangelo. Dal nord, Normandia, si sono mossi verso l'Inghilterra, con Guglielmo il Conquistatore, si sono mossi verso il Piemonte, poi sono scesi nel Gargano, dal Gargano hanno tentato di conquistare la Grecia e poi si sono dovuti fermare. Perché? Perché il loro condottiero principale, Roberto il Guiscardo, è morto. L'Impero d'Oriente fino a quel momento non faceva altro che insistere sulla necessità che l'Impero d'Occidente, la Chiesa, i Franchi, portassero aiuto ai Greci per dire: ragazzi, qui i turchi sono alle porte, ormai hanno conquistato Antiochia, hanno conquistato la Turchia, tra poco ce li troveremo in Europa. L'Europa ha taciuto, ha fatto finta di niente, non gliene importava niente, e lo sai perché? Perché in Italia Bizantini e Altavilla si sono affrontati per almeno 100 anni, menandosi di santa ragione, si sono fatti guerra su tutto il territorio, ma muore Roberto il Guiscardo e gli Altavilla comprendono una ragione che la storia non racconta. Io ho un obiettivo di completare la conquista della linea dell'Arcangelo, delle terre attraversate dalla linea dell'Arcangelo. L'Inghilterra a nord, Normandia, Piemonte, Sud Italia, Grecia. Io devo arrivare in Israele, ma non ce la faccio. La conquista della Grecia si era rivelata problematica. Muore Roberto il Guiscardo e allora si ricordano che c'è una richiesta da parte dell'Impero d'Oriente di prestare soccorso, perché devono sconfiggere i turchi che avanzano. E lì decidono di diventare all'improvviso solidali. Si sono massacrati per 100 anni, ma gli Altavilla decidono di fare atto di vassallaggio nei confronti dell'imperatore. Perché? Perché hanno un obiettivo molto più importante, quello di arrivare in Israele attraverso un'altra modalità. Dal 1085 in poi cambiano le necessità. Non posso più conquistare contro i bizantini. Come dicono gli inglesi, if you can beat them, join them. Cioè, se non puoi sconfiggerlo, fatelo amico. Ed è così che hanno fatto con i bizantini. Infatti, la crociata aveva due fronti spaccati, uno che sapeva qual era il vero obiettivo e l'altro no. Quando conquistano Antiochia, che era, diciamo, sulla carta l'obiettivo, riprendiamo la Turchia, la restituiamo all'Impero d'Oriente e ce ne andiamo. Molti crociati restano per più di un anno ad Antiochia senza sapere cosa devono fare. Andiamo avanti o no? Perché la missione era finita. Ma solo alcuni, e tra questi Goffredo di Bullione, decidono di andare fino a Gerusalemme. Quando riescono a conquistare Gerusalemme, loro partono in maniera scientifica per poter arrivare a Gerusalemme a luglio, ce la fanno il 15 di luglio più o meno a conquistare, ma aspettano 7 giorni per incoronare il nuovo re. C'è stato un dispendio enorme di soldi, vite umane, tanti possedimenti che hanno lasciato in Europa, persino il figlio del re, conti, persone ricchissime che hanno abbandonato tutto per andare fino lì. Eppure, al momento opportuno, quando c'è da incassare, e finora avevano soltanto speso, il 22 luglio 1099, questo consesso segreto di guerrieri, condottieri e sacerdoti, gli stessi che venivano dalla Calabria, che erano andati da. Ad avvertire la nonna adottiva di Goffredo di Bullione e di Baldovino, e tra questi c'era uno che si chiamava Ursus, che è un nome che tra i sacerdoti non si può vedere, c'è cioè un sacerdote Ursus. Era ovvio che Ursus era un custode, qualcuno che doveva proteggere la discendenza, e da quando è andato lì, parliamo degli anni 70 dell'anno 1000, fino a quando sono arrivato in Gerusalemme, non l'ha mai perso di vista. È sempre stato il guardiano, il custode di Goffredo di Bullione e di suo fratello. E il 22 di luglio è il giorno in cui tutti si fanno indietro, tutti rinunciano al titolo di re e decidono che il capo, per esclusione, sia Goffredo di Bullione, non re, ma advocatus, cioè difensore del Santo Sepolcro.
Goffredo di Buglione è colui che, idealmente, sedendosi sul trono di Gerusalemme, riporta a Gerusalemme la discendenza messianica. 9 condottieri degli Altavilla che portano il discendente lì e, guarda caso, 9 templari che poi fondano l'ordine templare. Io ho sottolineato un aspetto fondamentale. I templari dicevano di essere custodi del tempio, ma io ho dimostrato che non c'era nessun tempio, e il cosiddetto muro del pianto che c'è ancora oggi è una delle mura esterne, non è neanche il muro della chiesa stessa, del tempio stesso. Come fa uno a definirsi in maniera così pacchiana e grossolana difensore del tempio, custode del tempio, se non c'è nemmeno un tempio? Perché loro parlavano di un terzo tempio. Affinché le profezie si avverino, ci devono essere 2 condizioni fondamentali. Condizioni che Israele ha sempre cercato di realizzare, E che ma in che non è questo mai momento sta riuscito. portando avanti, no? In qualche modo sì, cioè quella di costruire il terzo tempio, primo tempio, secondo tempio, terzo tempio. 2 condizioni si devono verificare per un allineamento astrale di cui forse conosciamo solo un aspetto superficiale. Quando il discendente messianico sarà lì e il terzo tempio sarà ricostruito, ci sarà un allineamento che permette alla Gerusalemme celeste di scendere qua giù. Gli esegeti, rabbini, studiosi della Kabbalah e studiosi della Torah dicono con chiarezza: la Gerusalemme celeste è una città che si trova nel cielo. E io presuppongo che chiunque ha portato la vita qua giù e ha creato la terra a loro immagine e somiglianza, l'uomo a loro immagine e somiglianza, ha anche una città ad immagine e somiglianza. Per cui tempio lì, tempio qui. Discendente qui, discendente lì. Quando noi avremo queste condizioni qua giù, lui ritornerà. Intendiamoci, può essere un bene o un male, questo non sta a me giudicarlo. Io ho cercato solo di dimostrare come più o meno penso che stiano le cose. Sì. Allora, senti, ma siccome sei finito, lo sai bene, su un canale di terapeutisti, complottisti, contattisti, visionari, tutti gli sbandati mentali ce li stiamo beccando noi in giro per l'Italia. Allora, questo discorso, no, Per il mondo, perché direi. sì, per il mondo, è vero, vabbè, però di lingua italiana, almeno il mondo che, insomma, parla la nostra lingua. No, questo discorso diciamo, della Gerusalemme celeste, lo consideri, cioè, dalle cose che stai dicendo, lo consideri non una opzione possibile, cioè una realtà imminente, ecco, come dire. Se non imminente, Io comunque imminente in un tenente. Come dire, avvenire, comunque. dai. Ci sono diverse voci, ripeto, di studiosi molto più preparati di me che la considerano una condizione essenziale, quella di ricostruire il tempio esattamente dove si trovava. Però Sì, attenzione, nessuno ma conosce la vera ubicazione. Molti dicono che il tempio non fosse neanche lì e che in fondo il luogo preciso dove si trovava il tempio non è poi così chiaro, nemmeno a chi ha vissuto a Gerusalemme stesso. Quindi possiamo fare tutte le lazioni che vogliamo, ma come ho stanno detto prima. scavando in una maniera forsennata in questi ultimi anni. Cioè, come dire, il governo israeliano sta scavando in maniera forsennata sotto la Gerusalemme. Stanno dando seguito a tutti quelli che sono. Io leggevo addirittura che avevano incaricato una serie di allevatori di selezionare un particolare giumenta che doveva avere il mantello di color rosso, un rosso, diciamo, un crine. Cardinalizio. Che è difficilissimo, e che questo vitello deve essere sacrificato quando si inaugura il tempio. Hanno dato il via alla costruzione di tutti i paramenti sacri che servono ai sacerdoti per officiare i rituali. Hanno già scolpito la pietra angolare sul quale deve essere, che deve essere una pietra, insomma. Cioè, hanno innescato, diciamo, il meccanismo che porta a questa costruzione del tempio. Fatto sta che sulla spianata delle moschee noi sappiamo bene che c'è un luogo non sacro, ultrasacro per i musulmani, per gli islamici, che è la cupola, non mi ricordo come si chiama, quella Cupola cupola della d'oro, roccia. cupola della roccia. Ma lì finirà, cioè, non in un bagno di sangue. Di più, Ma io come faranno a conciliare le due cose? Io non lo so.
come si dice in latino, si vis pacem parabellum, cioè se vuoi la pace preparati alla battaglia. È come se, sai, è inevitabile che alla fine si arrivi ad uno scontro. Poi se questo scontro è fisico o spirituale, io non lo so, però è evidente che il mondo si schiera in due partiti, chi è pro e chi è contro. Poi ripeto, qualcuno può considerare questo progetto messianico come la disgrazia dell'umanità, qualcun altro come me lo considera invece un progetto salvifico. Io non so cosa avverrà e mi guardo bene dal fare pronostici. Quello che mi sento di poter dire è questo: è da Newton in poi che la maggior parte degli studiosi e dei ricercatori, come ti dicevo prima, anche Casaleggio se ne è occupato, di dimostrare come da allora ad oggi preannunciavano che in questo secolo, in questo nuovo millennio, più o meno a cavallo tra la prima e la seconda metà di questo secolo, si sarebbero verificate tutte le condizioni che erano descritte e anticipate dall'Apocalisse. E quindi io ho fatto accenno anche a un libro di profezie che parlava del verificarsi delle condizioni descritte a partire dall'anno 2033 d.C. in poi. Quindi, voglio dire, questi fatti sono tutto sommato abbastanza imminenti. È vero che il tempo del digitale è il subito, per cui se alla gente non dai qualcosa da fagocitare immediatamente non ti prendono sul serio. Però i tempi sono questi. C'è chi lo ha preannunciato, ripeto, anche 400 anni fa. E ora siamo arrivati agli sgoccioli praticamente. Penso che sia difficile rinnegare il fatto che la maggior parte dei fenomeni descritti dall'avvento dei quattro cavalieri dell'Apocalisse non siano rintracciabili negli eventi che abbiamo visto ora. Le coincidenze sono davvero incredibili, per quanto assurde. Ma lì entriamo nel discorso di come si valuta lo spazio-tempo e la distanza che c'è tra noi e chi ci ha creati, che sfocia in qualcos'altro. Sì. Magari ci dilunghiamo troppo. Allora, il libro è pronto, sì, Sì. pronto, stampato e letto nel caso Dio. Pubblicato e lo potete comprare. Allora, andiamoci a Allora, vedere qualche altra immagine che ci hai messo in carrellate per capire di più di questo. possiamo far Dimmi. vedere la chiesa di Rennes Château, così spiego un'altra La delle chiesa. condizioni. È stata una delle parti più affascinanti della mia ricerca, quella che mi ha entusiasmato di più. Sì. Dove si trova sta chiesa di René Château? Perché io li ho nominati in una In maniera Francia? proprio. Sì, no, lo so, no, 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 no. Nella lingua Al d'oca, no, lo sud so. della Francia. Sì, no, no, lo so. Questo lo so. Ci devo fare pure una Pianeta data. Terra. Te l'avevo detto, Piero, io te l'avevo detto. Tu avevi troppa fiducia in Francesco e tu vedi che ci vogliono. Te ne accorgi perché c'è la faccina di Bernard Gessonnier, il parroco Ok. famoso. Quasi. Oh. Eccola. Ok. No. Possiamo tenerci questa, dai, facciamo su questa. Ti Questa qui? spiego Aspetta, questa qui. Allora. fammi vedere se la troviamo l'altra. No, vabbè, No, no, facciamo pure torna questa. su. Lasciamo questa qui. Allora, cerco di spiegare brevemente di che cosa si tratta. Contrariamente a quello che viene raccontato in molti libri, il parroco francese Bernard Gessonnier non è andato lì con una missione specifica. Lui ha avuto la fortuna di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. I lavori di ristrutturazione della chiesa l'hanno portato in maniera del tutto casuale, e lo si capisce da come gestisce le scoperte che fa, a trovare nel settembre del 1891 l'ingresso di una cripta che era stata chiusa almeno un secolo e mezzo prima e di cui non si ignorava l'entrata perché era stata opportunamente occultata. Quando lui si è reso conto che quella sepoltura custodiva qualcosa di molto particolare, al di là dei semplici nobili che erano stati tumulati lì, ha subito liquidato la squadra che si era occupato degli scavi e si è preso un po' di tempo per riflettere. C'è stato un movimento frenetico di consultazione con i suoi superiori e, al contrario di quello che si pensa, come ha scritto il mio amico e collega Giorgio Baglietti, che mi ha fatto l'onore di scrivere la prefazione al libro, lui non si sa se è andato veramente in Francia, a Parigi. In effetti non c'è nessuna testimonianza che lui sia andato lì. È più verosimile che lui si sia trattenuto soltanto nei dintorni di René Château, perché doveva tenere d'occhio la tomba, consultato con personaggi molto più potenti, influenti da Carcassonne in poi, e che questi gli abbiano procurato il materiale per proseguire le ricerche. Lui aveva capito,
dai riferimenti che c'era nella tomba, e non poteva che essere una frase, et in Arcadia ego, che doveva svelare un mistero che riguardava non una, ma due tombe. E sono i suoi comportamenti che fanno capire questo. Ho trovato una tomba all'interno della chiesa, in una cripta, qualcosa in questa tomba mi ha detto che devo cercarne ancora un'altra. Ed è qui che subentra il mito dell'Arcadia. Noi abbiamo una sequenza di avvenimenti che fanno capire che Beran Gesonie aveva compreso esattamente che il segreto di Rennes Le Château riguardava due tombe, non una. Ecco perché in maniera frenetica comincia a scavare subito fuori. E questa cosa gli procura l'inimicizia di tutta la cittadina di Rennes Le Château. Lui riceve due Certo, aveva denunce. seppellito tutti i cadaveri, Lui faceva giustamente. qualcosa che non aveva nessun senso, riceve sovvenzionamenti per aggiustare la chiesa e lui distrugge il cimitero di notte. Si fa dare il permesso per recintare tutta la zona della chiesa, l'area della chiesa, per cui era aperta soltanto di domenica, in pratica, quando i cittadini dovevano andare in chiesa. Per il resto lui era nascosto. Ma lui ha ricevuto denunce perché non aveva senso distruggere il cimitero. Testimonianze anche dell'epoca dicono che non è sopravvissuta una sola tomba precedente al 1891. Le ha distrutte tutte. Perché il parroco si è comportato in un modo così anomalo? Era fuori di testa? No. Lui ha trovato la seconda tomba ed era semplice. Qualcosa nella tomba interna le aveva detto cerca da un'altra parte un'altra tomba con un'indicazione semplice, et in Arcadia ego. E lui aveva lì una lapide poggiata nei pressi di una tomba che si riteneva fosse la tomba della marchesa Marie de Nègre. Il problema è che quando lui l'ha aperta, l'ha trovata vuota. E lì è, diciamo, ha cominciato a dubitare. O non sono bravo io, o il mistero è più fitto di quello che io immagino. Per cui ha cominciato a distruggere tutte le tombe. Ha detto, se non è qui, è lì. Se non è lì, è lì. Sì. Le ha divelte tutte, per poi non arrivare a niente. Lui ha informato società segrete e vertici altissimi della Chiesa che aveva trovato qualcosa di fondamentale per la storia dell'umanità lì e voleva soldi per poter continuare le ricerche. Ovviamente doveva nascondersi, occultarsi, non far vedere a nessuno e ricevere ospiti affinché questi potessero dargli i soldi di cui aveva bisogno. Quando poi hanno capito che lì ormai quello che doveva trovare l'ha trovato e non c'era più niente da fare, i soldi sono finiti e Beran Gesonie è morto in rovina, scomunicato, Sì. processato. Nessuno gli ha dato più Anche se la fiducia. sua perpetua però racconta che cioè, esiste un tesoro nascosto all'abate Sonnier che da solo basterebbe insomma sfamare tutti gli abitanti della regione per non so quanti anni. Adesso c'è questa e qualcuno ancora. Attenzione, Vai, vai. però c'è questo, che il parroco. Sì. Cerchiamo di capire anche le esigenze del parroco di un paesino di poco più di 100 abitanti. Sì. Quando lui ha capito che quel luogo poteva diventare diciamo così, una miniera d'oro per se stesso, un po' ci era, un po' ci faceva. Molti riferimenti che ci si trovano nella chiesa e nei dintorni non hanno alcun significato, ma Beran Gesonie si è divertito a disseminare alcuni indizi perché la gente doveva. Ci doveva un po' perdere la testa, no? Indietro questi rompicapi, cosa significherà, cosa vorrà dire. Però lui un indizio l'ha lasciato e su questo non ci sono dubbi. Tutto a Rennes Le Château conduce a Maria Maddalena. E quando lui è andato dai suoi superiori e gli hanno detto, et in Arcadia ego, so io a cosa si riferisce, gli hanno procurato una copia del quadro di Poussin, sulla cui Sì. facciata, visibile a noi, si legge et in Arcadia ego. Ci sono quattro personaggi, quattro pastori che sorvegliano una tomba. La realtà è che quando uno lo guarda dice: ok, questi sono quattro pastori, uno di questi è una donna non vestita da pastore, e stanno guardando una tomba. Io non lo so quella notte che cosa mi ha ispirato, ma ricordo che stavo chiudendo tutta la mia workstation. Ero ormai quasi l'alba, una delle mie tante notti insonni di lavoro, e ad un certo punto, facendo il confronto tra le varie cartine che avevo, c'era un'immagine del quadro e un'immagine dell'emisfero boreale. E mi sono reso conto che la posizione particolare dell'uomo inginocchiato e la posizione particolare dell'uomo in bianco e nero, mai vestito in rosso, che indica il sarcofago e su cui la donna poggia una mano,
riproducevano esattamente due costellazioni, Ercole, chiamato l'inginocchiato, e poi Boote. Se noi osserviamo con attenzione quello che più o meno contemporaneamente a Poussin hanno realizzato alcuni astronomi nei loro atlanti stellari, ci rendiamo conto che in maniera del tutto inconsueta, strana, fuori da ogni logica, il personaggio di Boote poggia il piede su un monte che si chiama Monte Maenalus, lo scrivo così come lo leggo così come si pronuncia, ma quello è il monte principale dell'Arcadia. Perché far appoggiare il piede ad un personaggio su un monte che si trova nella terra di Arcadia? Allora lì ho capito che questo era un riferimento duplice a quattro costellazioni e ad una regione della Grecia. L'uomo che è con le vesti candide si chiama Cigno, l'uomo inginocchiato è Ercole, l'uomo che poggia il piede su quella, diciamo, roccia o tronco tagliato è Boote, e quella accanto è la Vergine. Quattro costellazioni che proteggono una costellazione più importante, il vero motivo per cui è stato realizzato il quadro, il sarcofago. Se noi guardiamo il cielo, quello dovrebbe corrispondere all'orsa maggiore, ma l'orsa maggiore è accompagnata dall'orsa minore. Noi, in maniera del tutto inspiegabile, quelle costellazioni sono state associate a delle orse. Ora, se noi guardiamo bene, non hanno niente dell'orso, in realtà sono carri. La coda dell'orso è molto piccola, la coda di questi esseri tracciati dalle stelle è lunghissima, quasi più del corpo stesso. Non ha senso. Ma è perché la parola arct in greco, che significa orso, ha una assonanza molto forte con il latino arca, che significa tomba. E infatti, nelle culture medio orientali, quelli non sono carri e non sono orse, sono carri funebri. L'orsa maggiore rappresenta un rituale di morte, è un corteo funebre. Quelli stanno, si tratta nient'altro che di tombe, ma sono due tombe, orsa maggiore e orsa minore. Una tomba è questa qui, l'altra non la vediamo. Perché? Perché l'orsa minore, ecco qui. Perché noi non vediamo rappresentata qui l'orsa minore? Perché nessuno è così stupido da rappresentare in un solo quadro e in un solo luogo tutto il mistero e la chiave di interpretazione di quello che si stanno comunicando. Qui stavano dicendo qualcosa di molto forte gli Arcadi. Noi abbiamo ritrovato questo sarcofago, quello che a Beragesoni era sfuggito. Lui ne ha trovato uno, l'orsa minore, ma ora manca l'orsa maggiore. E dov'è? Il quadro racconta come ci sono arrivati. C'era stata una spedizione organizzata pochissimi anni prima di Poussin da un italiano che si chiama Giovanni de Verrazzano, che è andato a scoprire dove si trovava quel luogo lì. Cristoforo Colombo. Se uno guarda con esattezza la rotta che Cristoforo Colombo aveva seguito, non aveva nessuna intenzione di andare nel Sud America. Cristoforo Colombo doveva andare a nord, ma il 7 ottobre, quindi pochissimi giorni prima del 12 ottobre, lui è stato costretto dall'equipaggio, a rischio di ammutinamento, a deviare verso sud in maniera drastica e repentina, perché avevano visto un uccello volare in quella direzione. Ma Cristoforo Colombo, come dimostrano diversi ammiragli studiosi di nautica, eccetera, che Cristoforo Colombo aveva in chiara una rotta, quella di andare in Nuova Scozia, esattamente dove sono andati poi, dove hanno ritrovato qualcosa di simile a questo, ben occultato. E il modo per dirsi lo abbiamo ritrovato era realizzare quadri come questi. Come dicevo, nessuno ha voluto mai dire con Scusami, chiarezza di un solo quadro e di un scusami, solo luogo. scusami. Aspetta, aspetta, aspetta. Cioè, racconto straordinariamente interessante. Fammi capire una cosa, ma Nicolas Poussin, che conoscenze aveva? Che cos'era? Chi era? Hai studiato quest'autore? Era un esoterista? Era un massone? Era... Perché per fare un quadro del genere e metterci dentro tutti gli elementi che tu in qualche maniera sei riuscito a strapolare, quello li doveva conoscere. Da dove gli veniva questa Certamente. conoscenza? Che tipo Che di quadri ne ha amicizia aveva? fatti due? Che tipo di Esatto. amicizia aveva? Facci capire di più. Tutti i committenti, quelli che hanno incaricato Poussin di realizzare questi quadri, avevano, diciamo, erano addentrati nella chiesa e in società segrete limitrofe
che avevano ben chiaro quello che stavano facendo, cioè noi dobbiamo cercare questo sarcofago, dobbiamo avere la prova che della discendenza ci sono delle prove materiali e noi lo stiamo raccontando attraverso dei quadri. La Chiesa aveva inizialmente incaricato il Guercino, scelto come pittore ideale per rappresentare queste scene. Il primo quadro del Guercino, più o meno 1619-1620, aveva raccontato degli uomini, aveva descritto degli uomini che avevano intravisto un sarcofago del tipo, ragazzi, forse l'abbiamo individuato. Ma il Guercino aveva un carattere molto simile, probabilmente, a quello del Caravaggio, una persona un po', diciamo così, fuori da ogni controllo. Per cui hanno puntato su qualcuno di molto più affidabile, cioè Nicola Poussin, richiamato, portato in Italia da un cavaliere, Giovan Battista Marino, che l'ha introdotto negli ambienti esoterici. Poussin, grande amico di Kircher, uno dei più grandi eruditi forse della storia. E aveva una frequentazione assidua dell'embrione dell'Accademia Arcadia, poi fondata attorno a, diciamo, i superstiti di Cristina di Svezia. Tutto faceva riferimento all'Arcadia. Quando Poussin ha realizzato il primo quadro, ha dato come dire, un impulso ulteriore alla ricerca, cioè ha detto, ok, forse ci siamo, fa vedere i pastori che lentamente si avvicinano al sarcofago, se prima col Guercino lo guardano da lontano, o meglio, lo intravedono, con Poussin i pastori si sono avvicinati. E alla fine, quello più compiuto, questo qui, finalmente i pastori sono attorno al sarcofago. Se questo deve rappresentare, diciamo, la morte, no? Come dicono alcuni, questa è la morte che pronuncia il suo trionfo anche in una terra, di felicità e di immortalità come l'Arcadia. Perché sorridono? Perché la donna è felice, cos'è? Contenta che la morte divora tutto? Io non credo proprio. In realtà sembrano soddisfatti di quello che hanno trovato. Sembra quasi come se sono rincuorati, non dispiaciuti. E per me è la prova che nel raccontare questi 40 anni di ricerca, finalmente sono arrivati a determinare che quella tomba ritrovata era esattamente quella che Berenger Sonnier non ha trovato, ha rilasciato e non poteva essere lì. Io dico, l'Arcadia è un riferimento chiaro ad un mito che è descritto nelle stelle. Licaone, re di Arcadia, ha una figlia che si chiama Callisto. Questa donna bellissima fa perdere la testa a Zeus. Zeus la mette incinta, nasce un bambino che si chiama Arcade. Era gelosa, vuole uccidere entrambi. Allora Zeus li porta in cielo e li trasforma in orsa maggiore e orsa minore. L'invidia degli uomini, la gelosia, una serie di inimicizie che si crea tra gli dei e tra gli uomini fa in modo che Zeus decide di portarli in cielo e di trasportarli lassù. Ma gli Arcadi, memori della bellezza, dell'importanza e della devozione che avevano nei confronti di questa ninfa, Callisto, decidono di costruire una tomba che ovviamente è vuota perché lei è stata traslata in cielo insieme a suo figlio. E quindi la tomba trovata da Berenger Sonnier doveva essere vuota. Uno è il figlio, uno è la madre. Madre e figlio, ma attenzione, non madre e figlio in senso genetico, madre in senso di inizio della dinastia e figlio nel senso di terminale fino ad allora noto della discendenza, fino a quel momento conosciuta. Berenger Sonnier ignorava gli aspetti di questa storia ed era convinto che la seconda tomba fosse assolutamente lì. Ti do una prova che le cose sono, diciamo, a sostegno ulteriore di quello che io ti dico, a Shagboro hanno riprodotto diciamo, hanno fatto una riproduzione scultorea del quadro di Poussin. Hanno Sì, l'ho aggiunto un visto. elemento in più. L'ho Se visto. puoi fare una breve ricerca, a Sì, io l'ho già Shagboro in avuto. Inghilterra c'è un sarcofago più piccolo, attorno a cui ci sono gli stessi pastori, sormontato da un sarcofago, dicevo, il sarcofago al centro, con un sarcofago più piccolo sopra. Che senso ha mettere un sarcofago grande e un sarcofago piccolo? Quello è un indizio ulteriore. Orsa maggiore, orsa minore, madre e figlio. Però, ripeto, non poteva essere rappresentato né da Poussin né a René Le Château con questa chiarezza, perché non si può affidare ad un solo luogo e un solo dipinto, È tutta la questo. verità, altrimenti sono guai. Sì. Tomba più piccola, tomba più grande. Orsa maggiore, orsa minore. Il figlio, terminale ultimo della discendenza fino all'allora nota. La madre, inizio ideale della discendenza dopo Cristo.
ripeto, è una delle chiavi di lettura di come si comunicano tra di loro. E la tomba dice con molta chiarezza, senza anagrammi, senza spostare lettere, et in Arcadia ego sottinteso sub. Io, il sarcofago, dice, mi trovo in Arcadia. La domanda è quale Arcadia? E io ho seguito tutto il percorso di questa storia per vedere dove diavolo avevano nascosto questo sarcofago, perché poi la ricerca diventa avventurosa. Si Certo. tratta di capire come l'hanno occultata e dove l'hanno occultata e perché ci si è fatti la guerra per scoprire dove era e per proteggere i superstiti di questa discendenza. Ovviamente il sarcofago è stato trovato da Piero. Beh, io ho detto che semmai è lì dove io credo che sia, bisogna lasciarlo dov'è, perché come insegnano i film di Indiana Jones nel loro aspetto più profondo, quando tu trovi qualcosa di importante non te ne appropri, ne diventi custode, tramandi il segreto, lo fai perché, sai, io rimprovero spesso la gente quando dice che bello quello, lo voglio per me. Il leone è bello quando corre nella savana, non quando te lo chiudi dentro casa. E così tutte le cose belle devono essere lasciate nel loro habitat naturale. Quella tomba è lì e deve rimanere lì. È la prova che è sopravvissuta a una discendenza. Ed è questa la cosa straordinaria delle mie ricerche che mi emoziona. Ci rendiamo conto che qualcuno che ha portato la vita qua giù da migliaia di anni si è preoccupato di mantenere viva una discendenza perché lui vuole incarnarsi qui per soccorrere l'umanità. Per soffrire se necessario con noi e insieme a noi. Non ha mai abbandonato l'umanità. La Chiesa la può raccontare come vuole, gli atei possono dire quello che vogliono, ma qui siamo di fronte a una, dal mio punto di vista, una prova storica e non di religione. Qui c'è qualcuno che ha portato la vita sulla Terra da un altro pianeta e vuole a tutti i costi ricondurci in quel regno dei cieli da cui noi siamo fuggiti via. Perché abbiamo seguito la linea sbagliata degli angeli caduti, che ci hanno portati a un'inesorabile involuzione, non come ci crediamo adesso essere evoluti. Noi siamo involuti rispetto a come eravamo quando siamo stati creati. E la forza con cui continuano a portare avanti questo progetto dimostra che Dio, come piace chiamarlo ancora a me, crede nell'umanità nella misura in cui noi continuiamo a credere nel rapporto che c'è tra noi e loro. Non è un rapporto di devozione, è un rapporto di serbare, che in latino significa custodire, proteggere. Dio non chiede di essere servito, chiede di essere protetto, custodito nel cuore degli uomini. Ok? Non di servire. Questo è un aspetto superficiale. Serbare vuol dire proteggere, nascondere, custodire. Dio è una cosa estremamente fragile. Ha bisogno di essere protetto dall'uomo. Se noi aiutiamo Dio, Dio aiuta l'uomo. Allora, aspetta, 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 Eliana. Insomma, siamo di fronte a due linee di sangue differenti. Una che in qualche maniera è stata preservata il più possibile, insomma, è stato fatto di tutto per essere preservata da questa divinità. L'altra invece è assolutamente corrotta. Probabilmente assisteremo, diciamo, questo è il secolo, alla manifestazione di questa Gerusalemme celeste. Mi ci gioco la mia carriera su questo. No, vabbè, ma qua sfondi una porta aperta perché figurati, noi siamo complottisti, terroristi, tutte queste robe, insomma, non direi. È Ististi. che sì, è che insomma, questa divinità. No, questa divinità, come dire, questo gruppo di persone che ha mantenuto questa conoscenza, ha disseminato tutto lungo l'arco della storia una serie di indizi per fare arrivare noi, in qualche maniera, questo almeno ho intuito, pronti a questo evento. Perché quando succederà questa manifestazione, chi in qualche maniera avrà assimilato questi concetti che tu in questo momento ci hai snocciolato, ma altri ne vedremo. Anche di altri autori che tu stesso mi hai detto, insomma, per esempio Bovall, che ha individuato l'allineamento delle piramidi riportando la cintura di Orione sulla piana di Giza, in qualche maniera potranno, forse possiamo dire in qualche maniera, questi sono quelli che mantengono
una più vicinanza, una vicinanza maggiore a questa linea di sangue incorrotta? Cioè, c'è una certa somiglianza genetica, perché alla fine quello che in qualche maniera sto vedendo, sto notando, è che c'è un gruppo di persone che è a sé stante rispetto a tutta l'umanità, che va per i fatti suoi, spesso è disarticolata anche dal comportamento ordinario. Probabilmente ha una sua indole, una sua caratteristica che deriva dal fatto che sono tutti disadattati, terrapiattisti, complottisti, che se la leggono in un'altra maniera. Ecco, questo era quello che ascoltandoti mi è parso di intuire, poi dici tu. Noi, sciogliendo il discorso dalla terminologia e l'ambito religioso, possiamo parlare in termini più, diciamo, scientifici oppure semplicemente ufologici. Qui siamo di fronte a una creatura di un altro pianeta che probabilmente orbita attorno alla stella Sirio, almeno in base ai miei studi funziona così, che ha portato la vita sulla Terra perché è giunto ad un punto della sua evoluzione, è potuto diventare padre, cioè maturo, per mettere al mondo un'altra creatura. Quella creatura siamo noi. Noi siamo i suoi figli. Sirio idealmente sorge all'orizzonte e alla sua destra sorge il Sol, e il figlio, il Sole, siamo noi. Noi figli di Sirio. Lo diceva anche Eugenio Siracusa, che i 144.000 eletti non sono nient'altro che reincarnati da Sirio. Cioè, sono tantissimi che dimostrano anche nella massoneria come è Sirio ad aver dato diciamo, aver dato i natali alla civiltà sulla Terra. Ora, ovviamente, non tutti i figli sono obbedienti al padre, alcuni decidono di fare di testa loro, come è anche giusto che sia. Nel Vangelo si assolve il figlio al prodigo, cioè chi si allontana perché vuole andarsene, e lui dice: io ti aspetto a braccia aperte, mica ti condanno. Cioè, siamo chiari su questo, non c'è una condanna. Certo, c'è un dispiacere maggiore, un dolore maggiore nel vedere un figlio che si autodistrugge, ma fa parte delle esperienze di vita che si sceglie di fare. Io non sono un esempio di moralità da questo punto di vista, avendo vagabondato per quasi tutta la mia vita. Ma siccome stiamo parlando di un'entità aliena che deve venire qua giù, siamo due realtà planetarie differenti. Lui ha bisogno di determinate caratteristiche fisiche per potersi incarnare e star bene in un corpo terrestre. Ora, per quanto possiamo essere immagine e somiglianza, ci sono delle inevitabili caratteristiche, loro più evoluti, noi più indietro. C'era un Si presidente della sono Chiesa di dovuti San Giovanni. costruire un contenitore, questo dici, che Esatto, poteva ci in sono qualche dovuti. modo. E quel contenitore è fatto da che cosa? Da DNA che doveva essere forte tanto da supportare quel tipo di anima, perché è molto più potente della nostra. Perciò gli angeli caduti, la prima cosa che hanno fatto, qual è stata? Sesso. Cioè scendono non per scavare, portare, prendere oro, divertirsi, organizzare una festa. No, 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 sesso. Perché dovevano corrompere la razza umana? Era il modo più efficace. Io faccio sesso con le donne terrestri, metto al mondo una genia di ibridi che si chiamano Nephilim, che deturpano l'umanità. È questo che non si poteva, che il Dio non poteva sopportare. Accetta tutto, tranne l'idea che l'umanità debba essere corrotta attraverso la sessualità. Guardate, ve lo dico, siamo alle 22:16 e posso dirlo. Nella Bibbia c'è scritto chiaramente che Dio proibisce di fare come fanno gli adoratori degli angeli caduti, cioè si accoppiano con gli animali. Era questo che chiedevano di fare. A tale livello di bassezza e di perversione si era giunti nelle altre civiltà, dove era normale accoppiarsi con gli animali, perché lo comandavano gli angeli caduti. Chiaro a che livello di infimo siamo giunti, è perché quel Dio che tutti odiano aveva scelto di combattere, di sporcarsi le mani. E poi ci tengo a sottolineare questo: Dio, 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 è una parola che oggi quasi si ha timore di pronunciare, roba vecchia, roba da grammofono rispetto agli MP3. Io ho sempre detto che Elohim o Dio non vuol dire divinità verso cui mi devo prostrare. Nella Bibbia è spiegato abbastanza chiaramente, il termine Elohim significa guida, è nient'altro che guida, cioè chi è che tu scegli come guida? Non come Dio da venerare, non Dio a cui accendere la candelina o avere il quadretto e mi prostro a pregare, no, 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 cioè chi deve essere per me un esempio, un ispiratore, di chi devo ascoltare i consigli, chi mi deve condurre lungo una certa strada, guida. Non Dio nel senso religioso cristiano, di devozio, di timore, eccetera. Stiamo parlando di guida, nient'altro che guida. Quindi mi dispiace quando qualcuno dice la Bibbia non parla di Dio. Come? La Bibbia non fa altro che parlare di Dio. Dio significa guida. C'è un passo chiaro dove
questo Dio della Bibbia dice a Mosè: Mosè, devi farmi un favore semplice, semplice, ecco, stemperiamo un po' il discorso. E dice: devi andare dal faraone e digli che ti porti via circa 600.000 del mio popolo, così una cosa facilissima. Mosè dice: no, un momento, signori, non so parlare, dolore alla schiena, non ce la faccio, sai com'è? Allora Dio dice: ok, va bene, Mosè, facciamo in questa maniera. Adesso facciamo venire tuo fratello, facciamo venire tuo fratello, e tu li farai da Elohim. Ma secondo te, un Dio che dice non avrai altro Elohim all'infuori di me se vuoi raggiungere un certo risultato, poi dice ad un uomo di fare da Elohim un altro uomo? Mosè doveva spiegare ad Aaron di che cosa si trattava, qual era la missione da compiere. Fagli da Elohim, cioè fagli da guida, spiegali, digli come stanno le cose, diglielo tu, io mi sono stancato di parlare. In pratica, questa è la comunicazione che avviene tra Dio e Mosè. Fagli da Elohim, dice. Non fagli da Dio. Cioè, non è che tuo fratello si deve prostrare davanti a te. Fagli da guida. Tutto qui. Sì. Questo è Dio, un essere di un altro pianeta che si propone da fare da guida. Ora ci sono quelli che ci vogliono bene e cosiddetti falsi Elohim, individuati come Baal, Moloch, Melkart e tutti gli altri nomi che hanno, delle altre popolazioni limitrofe, che hanno come simbolo il toro. E limitrofe al regno di Israele, intendo Dunque, siamo partiti da lontano. Ah, Siamo siamo partiti arrivati a alla bomba proprio. bomba. Diciamo, questa era solo Sì, l'introduzione. ora cominciamo la trasmissione, dai. Ora iniziamo la trasmissione. No, perché è interessante. Allora, la Maddalena concepisce questa figlia, Sara. E io vorrei chiederti di Sara e della Maddalena e poi. Ma Giuseppe d'Arimatea era un amico, un discepolo o potrebbe essere anche il padre di Gesù? Io ho dimostrato che il padre di Gesù viene chiamato Giuseppe, però a un certo punto dei racconti evangelici sparisce e compare proprio al momento della morte, insomma della passione finale di Gesù, questo personaggio che si chiama Giuseppe di Arimatea, membro del Sinedrio, che decide in maniera del tutto inspiegabile di prendersi cura del corpo di Gesù, della famiglia di Gesù, di seppellire questo ragazzo che dovrebbe essere per lui uno Nella sua tomba sconosciuto di famiglia, sì, certo. nella tomba di famiglia, e poi Gesù va proprio da lui a dirgli: io ti affido questo vessel e tu dovrai fondare una discendenza di custodi che d'ora in poi dopo di te si preoccuperanno di custodirlo. Ripeto, stiamo ancora parlando di una coppa? Sicuro? C'è tutto qui. Gesù assegna una coppa. Dice: tieni, questa coppa, sai, è preziosa, vale un sacco di soldi. Se la vendi su eBay, puoi ricavarci un bel po' di soldini. Non credo proprio. Guerre, sangue, genocidi per una coppa. Stiamo parlando di tanto altro. Dice: te ne devi occupare tu e devi fondare una discendenza che si occupi della custodia di questo vessel che io affido a te. Non può affidare una cosa del genere ad un perfetto estraneo. Gesù aveva una conoscenza straordinaria delle scritture, una conoscenza che può derivare da due cose: ha la sua natura sovrannaturale, e va bene, ok, allora stiamo parlando di un essere divino, sa già tutto, è onnisciente, oppure stiamo parlando di un uomo, di un ragazzo cresciuto in un ambito dove si studiava. Giuseppe di Arimatea è un autorevole membro del Sinedrio. Chi meglio di lui poteva conoscere le scritture? Giuseppe di Arimatea è ammesso alla crocifissione, luogo che era proibito a chiunque non facesse parte della famiglia. E infatti lì ci sono sua madre, la sua presunta compagna e Giuseppe di Arimatea. Io sono convinto che Giuseppe di Arimatea è il padre di Gesù. Ed è per questo che affida a suo padre, sua madre, i suoi figli e quanto ne consegue che deve portare via da lì. Ci sono dei documenti che io ho riportato nei miei libri, dove si dice chiaramente che gli imperatori romani avevano compreso l'importanza di questa discendenza messianica, e la distruzione di Gerusalemme dell'anno 70 d.C. è la conseguenza della caccia alla discendenza messianica che loro volevano cancellare dalla faccia della terra. Non avevano capito che quella discendenza era già andata via. L'imperatore Claudio, che aveva sospettato la presenza di Giuseppe di Arimatea in Britannia,
aveva dato vita a una conquista della Britannia che prima era una terra quasi sconosciuta per i romani. Giulio Cesare non aveva osato sfidare la Manica e conquistare la Britannia, se non con qualche piccola colonia sulla costa. Ma Claudio, quando ha capito che Giuseppe di Arimatea poteva essere lì, decide: conquistiamo la Britannia. Questa è la storia segreta dell'umanità. Tutti a caccia della stirpe messianica, la volevano sterminare. Non ce l'hanno fatta. Stirpe messianica che comunque si è conservata, quindi abbiamo il Graal e i custodi del Graal che camminano parallelamente fino a oggi. È importante questa sottolineatura da parte tua. Noi pensiamo che l'idea del custode sia un'invenzione relativamente recente. Non è così. Anche Gesù aveva un suo custode e aveva un nome particolare. Si chiamava Giovanni. Era quello che gli preparava la strada. Era lui che lo ha custodito ed era suo parente. Si dice chiaramente che sua madre era Cugino, imparentata alla madre di Gesù. Giovanni Battista era anche più grande sì, dico. di Gesù, di poco, sì. E quindi così si spiega chiaramente come deve funzionare il rapporto tra la discendenza messianica e i suoi custodi, consanguineo, con un nome identificativo che è Giovanni. Infatti, ai piedi della croce, Gesù pronuncia delle parole che sono molto rivelatrici di quello che succede. Lui dice a sua madre: donna, io sto per morire. Questo qui è tuo figlio. E poi dice: figlio, ragazzo, questa Ecco qui è tua proprio. madre. Come dire, prenditene cura perché io non ci sarò più. Quello di Giovanni, cui. il cui significato è figlio minore, Il più figlio più piccolo, piccolo. esattamente, l'ultimo arrivato. Non è la prima volta che di 12 figli il più piccolo, Giuda, come succede a Giacobbe, è quello che deve portare avanti la discendenza. E infatti Giovanni è il titolo che viene dato a coloro che portano avanti la missione di custodire la discendenza sacra. Anche Giuseppe, no? Anche Ho Giuseppe. letto un libro abbastanza difficile da trovare, ma che è molto interessante. Si chiama, se non ricordo male, La missione del priorato di Sion, dove questi giornalisti intervistano un gran maestro del priorato di Sion e lui dice in maniera chiarissima: dice, tutti i nostri gran maestri, da quando siamo stati fondati ad oggi, hanno un titolo, Jean, cioè Giovanni. Vi sembra una cosa da niente, ma, eccolo qui, sì, è lui, ma vi assicuro che questa è la chiave del nostro mistero. Tutto si basa su questo. I nostri gran maestri si chiamano Giovanni perché loro l'avevano capito, loro sanno. I Giovanni, il plurale Giovanni, sono la stessa cosa degli Artù, il titolo con cui hanno cambiato pelle, morfologia, obiettivi, facciata esteriore, perché si devono evolvere nel tempo e non essere mai riconoscibili. Catari, templari, priorato di Sion, cavalieri erranti, avevano identità sempre diverse perché non devono essere identificabili e riconoscibili, devono fare anche paura. La gente li deve temere, dice chissà che cosa fanno di segreto. Bene, se la gente li teme, vuol dire che nessuno va a ficcare il naso. Devono continuare a fare il loro lavoro. Loro hanno questo compito specifico, il vero priorato di Sion: proteggere la discendenza. Sion, infatti, è una delle tante, dei tanti adattamenti del nome Giovanni. Sion, Sean in irlandese, Juan, Juan, eccetera. Noi abbiamo il nome che si è trasformato, ma Sion non è altro che è Giovanni. Dunque, i catari sono stati sterminati o no? I catari di Monsegur sono stati sterminati, ma se ne sono salvati in pochi. Io ho dimostrato, e ti assicuro che è stato un lavoro di ricerca molto complicato perché in Italia non c'è niente a riguardo, che tra il 1204 e il 1206 la fortezza di Monsegur ha assunto l'aspetto che noi vediamo oggi, cioè quella strana forma d'aquilone con la punta in basso. Strano che proprio nel 1209, quindi 3 anni dopo, comincia la crociata contro i catari, decidono che i catari danno fastidio, sterminiamoli tutti. Mentre si tentava di conquistare le prime città del sud della Francia, già c'erano spedizioni fallite per ben 4 volte che hanno tentato di conquistare Monsegur. Ci sono riusciti solo 40 anni dopo.
In una confessione storta ad uno dei prigionieri che era stato sottoposto alla tortura dell'Inquisizione, uno di questi prigionieri dice: all'inizio del secolo c'è stata questa riunione di più o meno 600 catari che avevano fatto una riunione segreta, dovevano decidere qualcosa di importante, non so cosa. Fatto sta che lì si è deciso che Monsegur avesse questo aspetto. Da lì Papa e Re colgono il segnale, ma questa non è una forma casuale, questa è la riproduzione della costellazione di Bote, uno dei custodi. Allora ho capito cosa stai dicendo a qualcun altro, tu sei uno dei custodi, non devi averlo tu, vogliamo saperlo anche noi, e se ne vogliono appropriare. La scusa è no, siete eretici, la realtà è che questi dovevano consegnare quello di cui erano custodi, loro non possono farlo, loro sono i Rex Arturus, sono i custodi, gli Artù, designati a proteggere quella discendenza. Ci sono state fughe notturne, richiesta di temporeggiare qualche giorno di pausa. Alla fine i catari rimasti, una volta che si sono assicurati che i quattro che dovevano fuggire fuggono e nessuno li ha toccati, sono andati, non sono stati condannati a morte, non è esatto, sono stati loro a gettarsi nella pira, a dire noi bruciamo volentieri, ma non vi diremo mai niente. E questo è successo il 16 di marzo, il giorno che precede il giorno di Giuseppe di Arimatea, 17 marzo. Non è una casualità. Ok? No, nulla accade per caso, specialmente in questi casi. Allora, io vorrei fare un inciso, che poi non è un inciso, ma parliamo di Arcadia. È un uso personale di mezzo pubblico. Ovvero, tra le tante chiavi di lettura, tu mi hai dato una nuova chiave di lettura del mio nome. In quanto, parlando del Cavaliere del Cigno, parli di Elaine, dando diversi significati, quindi quello che io ho sempre saputo, Helios, El, Ya, Dio è Dio, però ce n'è un altro. Sì, senza rivelare, andare troppo nei No, no, dettagli, no, 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 no. i nomi che vengono assegnati sono la dimostrazione di quanto, diciamo, la comunicazione che avveniva anche attraverso i romanzi doveva nutrirsi di questi nomi che in apparenza sono solo nomi e in realtà recano un messaggio. Il Cavaliere del Cigno, quello che doveva ammettere al mondo i gemelli, veniva chiamato così e lui diceva: non chiedermi mai il nome, se mi chiedi il nome io me ne devo andare. Si dice che durante il rito dell'esorcismo la chiave fondamentale della battaglia tra l'uomo e l'angelo caduto, che quello è il demone, è chiedergli il nome. Tutta la battaglia è intesa su questo: quando il demone ti dice il suo nome, tu hai potere su di esso. Stessa cosa vale con gli angeli. Un angelo non ti darà mai il nome. I vari nomi che noi abbiamo sono titoli, sono nomi con cui li possiamo chiamare senza violare la loro anima. Se un angelo ci dicesse il loro vero nome, il nome segreto, noi avremmo la password con cui Potere. entrare nel loro sistema di controllo, eserciteremmo potere su di loro. Loro non ce lo consentono. Ecco perché lui, che era un essere di un'altra dimensione, diceva: non chiedere mai il mio nome, se me lo chiederai, io me ne vado. Cioè, violi una regola fondamentale, non posso dirti come mi chiamo. La donna cade in tentazione, la donna terrestre, che vede questo cavaliere, che si identifica come Cavaliere del Cigno, il cui nome è Elia, e dice: io non. Nel momento in cui gli chiede come ti chiami, posso sapere da dove vieni? Lui dice: mi dispiace, devo andare via. E la lascia con i due gemelli. I due gemelli sono una delle prove fondamentali di una nascita straordinaria, quello di un'unione tra il cielo e la terra. Si intendono due gemelli perché, come dire, rappresentano in sé la dualità, corpo e spirito, divinità e umanità, anima e fisicità. Ecco perché devono essere due. Ed ecco perché il simbolo dei templari è quello. I templari erano custodi della discendenza. Non ci sono dubbi per me su questo. E E poi c'è allora tutta la questo. storia del tuo nome a cui rimando se qualcuno vuole approfondire. Sì, questa è stata una nuova chiave, devo dire, nonostante, ecco, è da, insomma, da bambina che mi si ripetono le varie etimologie. Ritornando a Gesù e alla sua famiglia. Allora, Lazzaro, tu hai inquadrato come era imparentato con Gesù.
E allora mi domando, le sorelle di Lazzaro, Maria era la moglie di chi a questo punto e Marta chi era? Sì, Maria dovrebbe essere appunto la compagna di Gesù. Ci sono, non è chiara la terminologia in cui ci si esprime nel Vangelo quando si dice che erano sorelle di. Erano sorelle tra loro, erano sorelle di Lazzaro. Comunque sia, Esatto. si lascia intendere che ci fosse un grado di parentela tra di loro e con Gesù stesso. E in ogni caso, Eleazar, il nome, era uno dei nomi con cui era identificato. Ma il quarto Vangelo, Vangelo di Giovanni, lascia capire abbastanza chiaramente che quella parafrasi, cioè colui che Gesù amava, colui che lui amava, nasconde l'identità di un personaggio di cui non si vuole dire chi fosse, perché bisognava proteggerlo. Colui che Gesù amava è Lazzaro, però in un punto del Vangelo c'è scritto che le due sorelle, Marta e Maria, vanno da Gesù e gli dicono: Maestro, colui che tu ami è morto o sta per morire. E lì si capisce c'è l'identicità tra i due personaggi, Giovanni e Lazzaro. Si capisce che deve essere probabilmente lui, Lazzaro o Giovanni. Ora, perché ha due nomi? Resta anche Gesù ne aveva due, uno è Yeshua e l'altro è Immanuel. Viene detto chiaramente nel Vangelo, si chiama così, ma lo chiamerete così. Perché Giovanni, era il modo per identificare colui che era nato per ultimo. Giovanni è un modo per dire il figlio più piccolo, l'ultimo arrivato della famiglia. Era un vezzeggiativo amorevole per indicare il più piccolo. Era il modo in cui i fratelli più grandi si rivolgono al fratello, minore. Quindi Giovanni è il più piccolo, ma non è strano che nel corso della storia dell'Antico Testamento vengono scelti i più piccoli. Gerusalemme comincia con la lettera più piccola, Yod. Gesù comincia con la lettera più piccola. Israele comincia con la lettera più piccola, Yod. Tutte le cose piccole sono il seme da cui nascono le cose grandi che Dio vuole realizzare per l'uomo. Bellissimo questo. Allora, Francesco, il discorso sarebbe molto lungo. Sì, Tu vuoi? Esatto, io ho perché ho selezionato già qualche visto domanda, le ho messe da parte, ho letto tutti i commenti, le cose, ne ho fatto vedere anche qualcuno, ma sono veramente tanti. Io direi perché di io ancora fare. ho una pagina No, va piena, ma bene, no, ma direi. allora, l'ultima cosa che volevo chiedere a Piero. Queste correlazioni con la volta celeste sembrano un po' percorrere non solo la storia di Israele, insomma la storia di tutta l'umanità. In qualche modo tutte le culture antiche hanno lasciato dei segni sul proprio territorio che in qualche maniera riproducevano costellazioni in cielo. Prima stavi facendo riferimento appunto alla cintura di Orione, a Bovalle, che le ha identificate con, insomma, ne stavamo parlando prima, con le tre Le tre piramidi, le piramidi piramidi e la piana dell'Atlantide. di Giza. Anche da lì dobbiamo aspettarci la presenza, voglio dire, di entità evolute, cioè nella cintura di Orione. Sai, sempre quel discorso, se li segnaliamo con tanta attenzione, anche perché di lavoro ce n'è lei per fare quelle piramidi, non è che. E perché dobbiamo considerare di particolare importanza anche per noi qui sulla Terra queste tre stelle nel cielo? Nella cultura egizia funziona così: la terra è maschio, il cielo è femmina. Nel mito egizio c'è Osiride morto e ricomposto da Iside che deve ingravidare la sua compagna per mettere al mondo Horus. In questo passaggio viene descritto attraverso le piramidi. Il maschio sulla terra, rappresentato dalle piramidi, Tore Zed, che si trova all'interno della piramide di Cheope, che è il membro maschile, nient'altro che questo. Che mette incinta la sua compagna ideale, che è la cintura che è rappresentata dalla costellazione di Orione. Un essere chiaramente femminile, perché al di sotto della cintura custodisce una serie di nebulose. Ora, in astronomia, le nebulose sono i grembi materni dell'universo. Ditemi voi se i grembi materni sono qualcosa di attribuibile a un essere maschile. Noi abbiamo una civiltà, siamo patriarcale, che ha cercato di trasformare tutto in qualcosa di maschile. In realtà, no. Quella è una donna, Al-Jawza, come veniva chiamata dagli antichi, dagli arabi, non è altro che una costellazione femminile, Iside.
L'unione tra maschio e femmina, tra cielo e terra, mette al mondo Sirio. Sirio mette al mondo il sole. Questa è diciamo, la descrizione del cielo. In questa unione tra noi e loro, quella costellazione rappresenta un passaggio, a due corsie. Si passa attraverso il grembo per vestirsi di materia all'interno del corpo della mater, perciò la mater ci dà materia all'anima, ok? L'anima, entrando nel corpo della mater, si veste di materia e discende qua giù. E noi terrestri entriamo nel corpo, nel grembo della madre, per spogliarci della materia e ritornare lassù dove viviamo senza corpo. Questa è la sostanza delle cose. Quindi quello è un portale che conduce le anime qua giù attraverso un ponte rappresentato dalla costellazione dei gemelli, da cui i gemelli, e che poi ritornano lassù, nel lungo fiume della vita, che è la Via Lattea. Bene, interessantissimo. Allora, andiamoci a guardare adesso un po' di, facciamo un po' di interazione con i nostri amici da casa. Cominciamo da WhatsApp, subito una domanda che ci arriva. Piero, se puoi consigli un consiglio su quali Vangeli apocrifi comprare per cominciare magari a comprendere qualcosa di più, oltre quelli canonici. Beh, poi Il chiedeva Vangelo. anche di chi erano le tombe, Cioè, vabbè, una cosa. Se dico di chi erano le tombe, poi rivelo il finale del film ed è come se cominciamo a guardarlo dall'ultimo minuto. Una di queste era uno dei discendenti dei Merovingi che si credeva scomparso. Ci sono diverse prove, anche bibliografiche, che dimostrano che lì c'era un re importante della discendenza Merovingia. Per quanto riguarda i Vangeli, direi il Vangelo di Nicodemo, il Vangelo di Filippo, il Vangelo di Tommaso. Ma in generale tutte le raccolte dei Vangeli apocrifi contengono un barlume di verità. Quello che io consiglierei di evitare sono i Vangeli dell'infanzia. Si raccontano delle cose assurde sull'infanzia di Gesù che a mio avviso sono fantasie belle e buone. Bene, allora andiamoci a vedere invece qualche altra, insomma. Allora, Piero, cosa... Cristina, Piero, cosa pensi di Nibiru, il pianeta degli ipotetici angeli caduti? Una delle ipotesi che si è fatta è che Nibiru fosse appunto il pianeta da cui provenivano questi angeli caduti che hanno deturpato la Terra. Ora, l'esatta ubicazione di Nibiru se ne sono dette tante, un pianeta che fa un'orbita diversa rispetto agli altri. Allungatissima, certo. Una delle possibilità che dobbiamo accettare, che la scienza sta pian piano cercando di approfondire, è che non esistono solo pianeti che ruotano attorno a una stella, ma potrebbero esserci pianeti che ruotano attorno a due stelle, Sì, cioè ne hanno doppi, dati due punti. La stella fa un giro attorno ad una e poi un giro attorno all'altra. Potrebbe essere una delle tante ipotesi, un pianeta che gira attraverso il nostro sistema solare e un altro sistema solare e che fa un giro lunghissimo. Però intendiamoci, questi sono esseri che non si muovono in corpo, si muovono in spirito, diciamo noi, sono esseri incorporei e che discendono qua giù, possedendo corpi umani. Vengono, li possiedono, possiedono le nostre donne, almeno questo racconta la Bibbia. Chiaro? Cioè noi abbiamo a che fare con personaggi che si muovono nello spazio e nel tempo con una velocità per noi inimmaginabile, perché non sono soggetti alle leggi dello spazio-tempo, che dominano il movimento del corpo nello spazio, non dell'anima. Andiamo a vedere qualche altra. Giuliano. No, aspetta, Daniele. Danilo. Allora, si potrebbe ipotizzare che la stirpe divina sia ora diffusa in tutto il mondo? Si possono identificare in qualche modo? Se quello che ho studiato e ho riportato nelle mie ricerche è giusto, la risposta è assolutamente sì. Non si può pensare che un solo personaggio porti avanti la discendenza e che dipenda soltanto da lui. Ci sono una serie di possibilità per cui chiunque porta avanti la discendenza deve unirsi soltanto con le persone geneticamente compatibili affinché non si disperda la purezza del DNA originario. Non può essere affidato alle spalle di una sola persona. Però è ovvio che una sola donna deve mettere al mondo un solo figlio quando arriva il momento. E quel figlio non nasce attraverso concepimento naturale, ma quella che prima si chiamava Immacolata Concezione, che oggi chiamiamo come concepimento artificiale. Cioè viene Sì. impiantato letteralmente nel grembo di una donna. Sì. Perciò è vergine, perché non si è unita carnalmente con un altro uomo. Quel Dio si è impiantato nel grembo di quella donna. Insomma, Come? sì. Siamo di fronte ad una coppia di fatto che ha usufruito dell'inseminazione artificiale. Bellissimo. Esattamente.
Sì, funziona così. In Vabbè. termini spogli possiamo dirla così, in termini più poetici possiamo dire che questo è l'unico modo attraverso cui non si viola la fisicità di una donna facendo quello che hanno fatto gli angeli caduti, altrimenti non faccio altro che accoppiarmi carnalmente con una donna Sì. in carne ed Quindi ossa. L'hanno fatto l'annunciazione già loro. sostanzialmente è stata effettuata da uno di questi esseri. Ma doveva farlo già dall'Antico Testamento, Gabriele, diciamo, colui che annuncia, fa il messaggero del Dio biblico. E lo fa perché? Perché ritrovandosi con un figlio in grembo, senza aver fatto quello che porta ad avere un figlio in grembo, la Madonna per prima avrebbe detto: che ci fa un figlio qui dentro? E Giuseppe l'avrebbe ripudiato. Certo. Per spiegare che tutto un disegno E divino, qualcuno comunque ha dovrebbe avuto intervenire. necessità di essere anche avvisato in sogno, E beh, certo. perché insomma comunque la storia era molto molto poco credibile. Altrimenti, come si fa tanto per far vedere che le cose tornano? Il tradimento viene definito come fare le corna. Quando uno fa le corna, simbolo taurino, significa che ha tradito. Noi a volte nelle abitudini, nei modi di dire, sopravvive questa malformazione dell'essere Questa taurino. conoscenza atavica. Allora, Giuliano, guarda che cosa ci scrive. Quindi, Piero, se un giorno il Cristo si presentasse scendendo da un'astronave, come la vedresti sta cosa? Mi chiederei di restituire il biglietto del cinema. Non è così che verrà, si incarnerà fisicamente in un altro corpo umano. Perché queste sono le regole di comunicazione tra la loro realtà e la nostra realtà. E non si può cambiare da un momento all'altro. Allora, prima abbiamo visto bene questo, tra l'altro c'è una domanda, io approfondirei un po' questa conoscenza. Lo fiugo è il segno zodiacale nascosto, c'è una correlazione, ma io direi perché questo segno, insomma, è rimasto tra il tredicesimo segno dello zodiaco, che poi mi pare che sia tra lo scorpione e il sagittario, se non ricordo male, perché ha una valenza così misteriosa e così enigmatica? In un Vangelo apocrifo Gesù spiega a Giuda che lui farà una cosa per cui gli uomini lo condanneranno, ma in cielo lo assolveranno, anzi sarà accolto nel circolo delle costellazioni zodiacali, sarà identificato come il tredicesimo, colui che ha sì portato il serpente nel mondo. Infatti si dice ad un certo punto: ciò che devi fare, fallo presto. E allora Satana entrò in lui. Cioè lui si lascia possedere da un'entità malefica perché soltanto in questa maniera avrebbe avuto il coraggio di tradire suo fratello, altrimenti non avrebbe mai avuto la forza di farlo. Gesù diceva, insisteva sulla necessità per cui Giuda doveva, trado non significa tradire in senso come abbiamo spiegato prima, consegnare. Doveva consegnarlo ai suoi carnefici, punto e basta. Nessuno aveva né la consapevolezza né il coraggio di farlo. Giuda doveva assumersi la responsabilità di essere il tredicesimo, cioè bandito dai dodici per essere l'uomo che porta di nuovo il serpente nel mondo, suo malgrado, affinché si compisse la sua, diciamo, il senso del suo avvento messianico. Consegnato ai carnefici che non l'avrebbero creduto e l'avrebbero condannato a morte perché lui veniva a dire la verità. Lo fiuco è il simbolo della responsabilità. Infatti, nella tavola rotonda di Re Artù si dice esattamente questo, cioè c'era un posto libero su cui nessuno poteva sedersi, solo il più puro dei cavalieri, Galahad, aveva diritto a sedersi sullo cosiddetto scanno peligroso, cioè sulla sedia pericolosa. Se si siede chi è indegno viene bruciato all'istante, come se fosse fulminato. Perché chi si assume questo compito deve avere una consapevolezza e una forza, una responsabilità maggiore rispetto agli altri. E attenzione, Galahad non è il Graal, è uno dei custodi del Graal. Galahad viene ammesso alla visione del Graal, il che vuol dire ovviamente che lui non è il Graal. Però tutto partiva da Re Artù, colui che comandava, aveva, diciamo, diritto di ammettere alla tavola rotonda soltanto i più, diciamo, gli eletti, e accettare come tredicesimo chi avrebbe avuto questo compito gravoso. Quindi ha una duplice facciata. Sai, un po' come la storiella della colomba. Se la stringi troppo forte, la soffochi. Se la lasci troppo libera, ti scappa via. È un po' così è l'Ofiuco, l'uomo che tiene in braccio il serpente. Se l'uomo sa controllare il serpente, in questo l'Ofiuco è il riflesso della costellazione di Orione o dell'Arcangelo Michele, che dir si voglia, l'uomo
tiene a bada il male. Se l'uomo lo lascia troppo libero, il male ti scappa via e semina distruzione nel mondo. Chiarissimo. Non so se questa che si è mandata la nostra amica Deborah è una domanda o un'affermazione. Non c'è il punto interrogativo, ma la domanda nasce da sé. La Maddalena era incinta di Gesù. Sì, è anche partorito. Sì. Era essenziale che Gesù mettesse al mondo una creatura unendosi con la sua compagna, scelta e prescelta, perché doveva dare seguito alla discendenza che da Adamo aveva portato alla nascita di Set, da Set aveva portato alla nascita di Davide, da Davide aveva portato alla nascita del Cristo. Se la missione messianica non si esaurisce con l'avvento di Cristo, ma con qualcosa che avverrà in tempi non troppo lontani da noi, era ovvio che doveva ripetere era dopo era la stessa, diciamo, la stessa configurazione, una discendenza che custodisce il DNA sacro. Per cui era essenziale che Gesù ingravidasse la Maddalena e che la loro figlia sopravvivesse alla morte fisica di Gesù stesso. Sì. Stanno arrivando domande interessantissime, guarda, li stavo leggendo io, Spero sai che lo quelli siano che... altrettanto anche le risposte. sì, assolutamente, no, ma le domande stanno diventando interessanti perché la tua narrazione, la tua esposizione è straordinaria, accattivante. Giovanni Guadagnello, una domanda, ma se la Maria non ha concepito da Giuseppe, come spieghiamo la discendenza da Davide? Perché in realtà viene scritto che anche la Madonna stessa è discendenza da Davide, di Davide, in virtù del fatto che la sua parente Elisabetta era discendente di Davide. Quindi tutti erano discendenti del casato di Davide. Questo viene descritto abbastanza chiaramente. Quindi è una domanda che mi sono posto anch'io, cioè se non c'è stata unione carnale tra il Giuseppe padre di Gesù e Maria, la madre di Gesù, come Sì, può sì. essere lui discendente effettivamente di Davide? Erano tutti della stessa famiglia. Guarda, è una cosa essenziale che viene tramandata nei casati nobiliari più importanti d'Europa e del mondo. Ci si unisce solo tra consanguinei. Magari molti lo fanno senza sapere perché, però era essenziale che si unissero solo tra loro. Addirittura nelle stirpi reali più antiche era d'obbligo che il fratello si accoppiasse con la sorella, non ti potevi fidare di nessun altro. Ma in Beh, virtù della questo... preservazione di questa linea diciamo, di una certa qualità di sangue, scusami se ti ho interrotto. No, ti chiedevo a questo proposito una domanda di attualità che nasce spontanea. E quindi tutti gli accoppiamenti di questi presunti nobili con donne del popolo, come la spieghiamo? Come li spieghiamo? Diciamo che io ho analizzato questo nella scelta che facevano molti sovrani egizi, molti faraoni, di avere una specie di riserva, lo so che è brutto dire così, di figli che nel caso in cui qualcuno dei loro figli nasceva con delle malformazioni, cosa possibile quando ci si unisce tra consanguinei, o era troppo debole e non sopravviveva nel tempo, dovevano comunque avere qualcun altro che prendesse il loro posto. Diciamo che c'è un testo molto interessante che io ho analizzato, non ricordo se in Dominion o in Bloodlines, che si chiama Kebra Nagast, dove si dice chiaramente che la perla, lo chiama così, cioè quello che poi la Bibbia chiama come spirito o il seme di Dio, non ha una, diciamo, non si tramanda geneticamente da padre in figlio, ma a volte la perla ha questa consapevolezza di sé, tale da aspettare il discendente giusto in cui entrare. Infatti si dice che Giacobbe, poi battezzato Israele, ha avuto 12 figli, ma i primi 11 non sono stati ritenuti degni e solo l'ultimo, Giuda, era quello in cui la perla è entrata per poter proseguire la discendenza. Parliamo di qualcosa di sovrannaturale. Qualcuno dice divino, si può dire anche alieno, funziona alla stessa maniera per me, perché c'era questa intelligenza nel custodire, nel tramandare la linea di sangue, quindi quelle caratteristiche genetiche. Poteva custodirlo solo il più degno. Sì. Ma mi fai venire in mente anche la storia di Giuseppe, no? L'ultimo dei figli di Giacobbe, che era poi l'unica ad avere il dono di riuscire a interpretare in maniera impeccabile i sogni e la volontà il più piccolo. È sempre così, il più piccolo ha questo potere particolare. Quello, sai, l'ultimo arrivato, lo dice anche il Vangelo, beati gli ultimi perché saranno i primi, beati i mansueti, beati gli umili. Si cerca di dare un'importanza nella storia della religione, forse siamo
È l'unica religione al mondo che dà importanza ai deboli e ai sofferenti. Per cui chi Adesso soffre di più? si spiega perché sono il primogenito. Vabbè, sono il primogenito anch'io, quindi. Siamo proprio il Io no. peggio. Meno male, va, almeno si salva una. Dai tre Sai, si no, salva noi una. abbiamo possiamo fare una differenza tra le divinità pagane dei romani e la divinità cristiana. I romani esaltavano soltanto i più forti, gli eroi vincenti, mentre il cristianesimo sta vicino a chi soffre. Allora ci dobbiamo chiedere, Dio, a chi sta veramente vicino? A chi sta bene o a chi sta male? Perché nel Vangelo c'è scritto il buon medico va dai malati, non aspetta che i malati vadano da lui. Io non vado da chi vince non ha bisogno di me. Io sono il, lo chiamo. Parlava di sé e dello Spirito Santo in termini di consolatore. Bene, allora io direi, forse vediamo se avevo messo da parte qualche altra cosa. Ah, ecco, dai, per concludere, giusto, l'abbiamo messa da parte. Per concludere, quello che sta succedendo oggi, perché? C'è una chiave di lettura che possiamo dare, insomma, prima bella quella riflessione, no, tutti adesso siamo, come dire, avvezzi a Amazon, che ordini le cose, il pacco in 24 ore ti arriva subito. Non E paga quindi tasse né in Italia né all'estero, si giusto, dice. giustamente, va bene. E quindi, come dire, stiamo facendo tutti in qualche maniera i collegamenti di questi eventi con quello che leggiamo in Apocalisse e ci aspettiamo che da un momento all'altro, che il prima possibile, ci sia una manifestazione. Ma ancora dobbiamo attendere. Però possiamo almeno immaginare che questo sia propedeutico, il preludio a quello che poi saranno gli eventi dell'Apocalisse, cioè stiamo cominciando almeno a entrare in questo range Intanto temporale. la parola Apocalisse non annuncia niente di tragico, Apocalisse è rivelazione, cioè Sì, quando si certo, sì, manifesteranno le vabbè. cose che sono state predette. Certo. Detto questo, noi dobbiamo prendere atto di questo. Lo spiego in termini fisici, così magari ci capiamo meglio. L'umanità, essendo soggetta alla gravità dovuta alla corporeità, quindi alla fisicità, è naturalmente predisposta a cadere, scende sempre giù, sempre più giù, perché la forza di gravità ci porta giù. Noi siamo naturalmente predisposti a cadere e non a stare in piedi. L'inciampo ci fa cadere. Tutto ciò che incontriamo nella nostra vita è qualcosa che ci tira giù. L'intervento dalla divinità nella nostra realtà è l'unico modo attraverso cui noi cerchiamo di aggrapparci per poter ritornare in piedi una volta caduti, è l'unica, l'ultima speranza che abbiamo prima di cadere definitivamente, ok? Una volta caduti restiamo giù. Quindi quello che sta succedendo oggi è l'uomo che naturalmente cade, perché la storia dell'umanità, mi dispiace deludere, ma è così, è una storia di involuzione e sfido chiunque a dimostrarmi che noi siamo più evoluti di quelli che hanno costruito le piramidi, più evoluti di quelli che hanno costruito Stonehenge. Noi non lo siamo, non siamo capaci di farlo. Quelli avevano conoscenze astronomiche, tecnologiche che noi ci possiamo sognare. Noi siamo illusi se pensiamo di essere più evoluti. La nostra è una lenta, durissima battaglia per cercare di restare a galla in una linea inesorabile di discendenza. L'unico modo per riprenderci è quello di fare in modo che naturalmente le cose vadano così e non salviamo questa società morente. Noi siamo l'orchestrina che accompagna il Titanic nel suo affondare. Per costruire un tempio nuovo, devi distruggere quello vecchio. Per mettere da parte una vecchia, per far rinascere una nuova umanità, devi permettere alla vecchia umanità di morire. Perché ormai quello che noi abbiamo realizzato in 5.000 anni è un disastro totale. Aprite i libri di storia, che cosa si parla? Di guerre. La storia dell'umanità è storia di guerre. Ce l'abbiamo alle porte di casa e non facciamo niente. Questa evoluzione, questa società deve sparire per lasciare posto a una società senza guerra, senza soldi, senza ricchi, senza poveri, senza sfruttamento. Quando noi comprenderemo questo e vedremo nell'altro una storia, un essere umano che è destinato a morire come tutti noi, perché è venuto qua giù a fare esperienza di vita e di morte, allora ci renderemo conto che nel rapporto tra noi e Dio è iscritta la salvezza dell'umanità. Il Padre vuole aiutare il figlio a rimettere a posto la propria casa. Se non facciamo questo, noi siamo fottuti. Ok? Lo dico in maniera semplicissima. Sì.
Allora, Piero, insomma, serata straordinariamente interessante, ricchissima di... Cioè, sto leggendo, ma poi vi suggerisco, insomma, di riguardare e di leggere dei commenti in live. Sono tutti strafelici di questo nostro appuntamento, di questa nostra chiacchierata. Grazie. Mi hai fatto venire in mente, adesso quando ti ascoltavo, sono andato a riguardarmi, infatti mi ricordavo bene, quando hai detto, insomma, sfido chiunque di trovare, di fare in modo che di dimostrare che la nostra società è più evoluta di quelle che ci hanno preceduto. Mi è venuto in mente che, non so, chiedo a te, per esempio, nella cultura Khmer, il tempio di Angkor, struttura Il architettonica drago. pompa. Ecco, bravo, la Figlioli, sai. non diciamo questa parola che blocca nel video anche stasera. Il drago, Mai. il drago, il drago, Ma quel drago lì sì. rappresenta diciamo, nella definizione del cielo sovrapposto all'albero della vita, quindi all'albero della Kabbalah, i draghi corrispondono ai serafini. Il drago è la costellazione che protegge il trono di Dio, cioè l'orsa minore. Stiamo Sì. parlando dei serafini, dei draghi che proteggono qualcosa di immensamente sacro. Qualcuno considera l'orsa minore il trono di Dio, il faro del cielo, che è l'Alfa Polaris, che attorno a quale ruota tutto, diciamo, il sistema, l'universo che è attorno a noi. Quindi quel drago ha una funzione protettiva, non ha una funzione di disturbo. Noi abbiamo due draghi nell'universo, attenzione. Noi non guardiamo bene il cielo, ma è così. Uno è nell'emisfero nord, uno è nell'emisfero sud. Solo che quello nell'emisfero sud è un po' nascosto, lo chiamiamo scorpione, non si sa bene perché. Perché qualcuno ha deciso che la bilancia non erano altro che le chele di questo strano animale, e allora diventa un esserino con le chele. Ma togli la bilancia, lo scorpione è un serpente, un cobra. Quello, in nessuna civiltà, se non nella nostra, quello è uno scorpione. Quello è un drago. Quello è il drago di cui si parla in Apocalisse, quello contro cui San Michele ha combattuto e l'ha scacciato giù nelle profondità. E quello di sopra invece sono i serafini che proteggono il trono di Dio. Questa è la descrizione del cielo. Un drago giù, un drago su. Uno è nemico, Antares è la sua stella principale, l'altro è invece protettore del trono di Dio. Allora, prima di lasciarti, ci devi promettere che tornerai sul canale. Prometti. Allora, ci tengo a dire questo, è importante. L'ho promesso alle persone che mi seguono e non mi rimangio mai quello che dico. Questo per me non è un grande ritorno, questo per me è un giro di addio. Io, una volta che ho rimesso mano alle mie ricerche, l'ho fatto soltanto perché volevo concludere una storia che va avanti da 12 anni, una storia d'amore tra me e Dio, una storia d'amore tra me e la ricerca. Io ho sacrificato tutto della mia vita privata per fare questo. Sono arrivato ad essere letteralmente ricoverato un sacco di volte, perché ho abnegato me stesso per portare avanti queste ricerche. Io vi prometto che sarò ancora vostro ospite, perché ci tengo ad esserlo. Non so ancora però per quanto continuerò a fare questo. Ho bisogno di recuperare delle tappe della mia vita privata che negli ultimi 10 anni ho messo da parte. Quindi, non è che queste ricerche per me con Arcadia sancisco la fine di questo percorso. Non ci ritornerò sopra mai più. Io non voglio millantare né pensare di ripetermi ad oltranza su questi argomenti solo perché devo mantenere un certo tenore di vita No, o no, ma mantenere vivo il mio no. following. Ma noi ti Con questo vogliamo allora libro non ci ritornerò mai più sull'argomento, cioè su Ti questo lo posso vogliamo promettere così in come diretta. sei. Allora, ci facciamo una chiacchierata nella prossima stagione su un argomento a tua scelta che Però non su questo argomento ci torno volentieri, ho detto non è ancora finita, insomma, ci sono cose che vanno ancora sviluppate e lo faccio molto volentieri. Non so ancora per quanto lo farò, perché prima o poi mi fermo. Allora, entro Non l'anno è. noi ci rivediamo, facciamo E così. allora O io anche prima. voglio un commento da Piero su questo. Coloro che cercano, cerchino finché troveranno. Quando troveranno, resteranno commossi. Quando saranno turbati, si stupiranno e regneranno su tutto. Così, vedi, noi viviamo in un mondo in cui, come dice una canzone italiana, la verità fa male, la realtà fa male. E a volte, anche quando la fake news è più tragica della realtà stessa, si crede più alla fake news che alla realtà. Io quello che ho cercato di fare attraverso le mie ricerche, so che la ricerca non stimola il cuore,
ma più il cervello, perché è un fatto più intellettuale. Io quello che volevo fare attraverso il mio lavoro era dare gioia e consapevolezza alla gente. Se sei consapevole, hai gioia. Se hai gioia, sei consapevole. Il mio modo di rapportarmi alla ricerca era quello di dare le prove di qualcosa che il cuore ha già compreso, cioè che Dio ci accompagna, che Dio ci ama. Però noi, siccome siamo testardi, siamo muli, abbiamo bisogno di tanti libri, di migliaia di pagine, di milioni di parole per convincerci di questo. Se noi fossimo ricettivi al 100%, sarebbe bastato un foglio da diffondere. Dio ci ama, tre parole, fine. Invece ho dovuto scrivere tanti libri per 12 anni per convincere la gente che è così. Dico, attenzione, qua non parliamo di Dio in senso astratto, parliamo di un essere di un altro pianeta che ci ha dato la vita e che non vuole che noi ci fottiamo da soli. Ecco perché continua ad accompagnare la nostra evoluzione e non permetterà mai, finché c'è qualcuno qua giù che ci crede, che noi sprofondiamo in pasto a questi angeli caduti che dominano sulla Terra. Ecco perché io sono convinto che pian piano che la gente lo scopre e proverà le emozioni che ho descritto tu in quella frase. Allora, aspetta, aspettate tutti, fermi, fermi. Questa sera chiudiamo il nostro appuntamento con una cosa nuova, diversa, che non Con un altro abbiamo. offline che mi avete fregato l'altra volta. No, no, no. Lo chiudiamo con un messaggio che arriva da una delle nostre amiche, ma amiche, e poi ci salutiamo. Però ve lo faccio sentire, è solo il messaggio. Ok. Buonasera Francesco, buonasera Eleana e buonasera Piero. Una serata bellissima, ringrazio Piero per le sue spiegazioni e la sua chiarezza. Grazie per il lavoro che hai fatto, perché è meraviglioso. Grazie per le tue informazioni. Ci vorrebbero molte persone come te che ci spiegassero chiaramente come sono le cose chiare riportate riguardo alla parola di Dio, la Sacra Bibbia. Grazie per il lavoro, Piero, e per la tua spiegazione. E con questo ci salutiamo. Noi ci vediamo domani sera per un altro appuntamento e come al solito siate guerrieri e restate guardinghi. Restate guardinghi. Ciao, alla prossima, grazie ancora. Ciao, grazie.